L'attivazione della trasmissione attraverso la Web TV della Camera dei Deputati. La Commissione prosegue il ciclo di audizioni informali nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7.220 Mazzetti, 7.229 Manes, 7.234 Santillo e 7.247 Simiani, recanti iniziative normative volte a portare modifiche al codice dei contratti pubblici concernente lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti di rete professioni tecniche RPT, Consiglio nazionale degli architetti, Consiglio nazionale degli ingegneri, Consiglio nazionale geometri e geometri laureati. Ringrazio Armando Zabrano, coordinatore della rete delle professioni tecniche, Sandro Gatta, consigliere nazionale del Consiglio nazionale degli ingegneri, Tiziana Campus, invece, che è del Consiglio nazionale degli architetti, e Paolo Ghigliotti, che invece è del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati. Li ho letti perché gli acronimi sono, diciamo, come dire, un po', ecco, diciamo, da Est Europa, senza vocali. Con la partecipazione dei nostri lavori cedo loro la parola, pregando di voler sintetizzare e non dare lettura ai documenti. Dottor Zambrani, cominciamo da lei? Sì, sì, beh, pronti. Sarò velocissimo, mi sentite, sì? Io sono il coordinatore della rete, ringrazio lei per l'invito e anche i colleghi che sono lì in presenza e che hanno nominato. Noi non è la prima volta che ci incontriamo sul tema del codice dei contratti, con la Commissione Ambiente è un riferimento, diciamo, obbligato, con il quale abbiamo dialogato più, con la quale abbiamo dialogato più volte, e soprattutto abbiamo presentato già in passato, anche in occasione di altre risoluzioni, una serie di richieste che la rete riteneva e ritiene ancora importanti, vengono apportate con correzioni da apportare al codice dei contratti, e che tuttora siamo qui a ripetere. Poi i colleghi entreranno nel merito delle risoluzioni, io do solamente qualche indicazione di carattere generale sui principi generali che vorremmo che si accogliessero in ambito del provvedimento. Innanzitutto, la questione dell'equo compenso è un problema che all'inizio riguardava la gratuità delle prestazioni, e che comunque, anche se in via del tutto eccezionale, era previsto nel codice, ma ci siamo trovati poi nell'applicazione reale a dover combattere tra meccanismi che prevedono ribassi anche eccessivi, per cui il tema della declinazione dell'equo compenso nell'ambito del codice dei contratti è per noi oggi un tema fondamentale e da non lasciare alle sentenze, a volte, o meglio, spesso contraddittorie, del TAR o dei TAR sparsi per la penisola. E allora questo è un tema che il Ministero delle Infrastrutture proprio in questi giorni ha deciso di affrontare, ci ha chiesto un contributo, e quindi ci auguriamo che in quella sede possiamo risolverlo. Però è un problema che è riportato poi anche all'interno di alcune risoluzioni. C'è il problema del costo all'appalto integrato, c'è una realizzazione, questo comporta problematiche per la pubblica amministrazione, difficoltà la progettazione che è fondamentale, i meccanismi di tutela proprio dell'interesse. Ingegnere, non la sentiamo bene, vedo che anche senza video non riusciamo a sentirla. Se si può avvicinare un po' al microfono, magari escludendo il video, riusciamo ad avere un audio pulito. Ci vogliamo provare? Sì, ho chiuso l'audio, non so se mi sentite meglio adesso. Mi sembra di sì. Ok, quindi vado ancora più rapidamente. Il tema dell'appalto integrato, dicevo che per noi è un tema fondamentale, perché sottrae alla pubblica amministrazione il controllo di una fase importante della progettazione, quindi l'esecuzione conseguente delle opere, quindi limitarla a nei casi dove è assolutamente necessario. Ci sono poi requisiti di partecipazione che sono oggettivamente eccessivi e anche complicati per i professionisti, sono 3 anni, sappiamo che ci sono anche gli anni del Covid, insomma, e quindi allungare i termini di dei requisiti è fondamentale, anche perché non è che si dimentica di essere professionista da un giorno all'altro, insomma, anche un curriculum con progetti un po' datati dimostra la competenza nell'ambito di quell'attività. Poi noi abbiamo la formazione obbligatoria permanente, quindi questo compensa sicuramente quelle che sono le capacità dei progettuali. Riguardo ai concorsi, c'è il tema. Anche qui più volte abbiamo chiesto di applicare il concorso a 2 fasi e questo non è avvenuto.
Non è ben chiaro sull'attività di subappalto delle prestazioni professionali, se questo sia vietato, come in fondo è nell'ambito del codice civile, o se viene consentita nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche. Riteniamo di no, non abbiamo casi eclatanti su questo, però un chiarimento sarebbe opportuno. Un chiarimento però occorre tra il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti e gli operatori dei servizi di ingegneria e architettura. Riteniamo che oggi la complessità della progettazione, ma per la verità anche in passato, prevede organizzazioni volta per volta sempre più, per ogni opera, voglio dire, sempre più complesse, sempre più multidisciplinari. Sono competenze che molto difficilmente la pubblica amministrazione può avere e quindi riteniamo che questo meccanismo dell'incentivo in qualche modo vada ridimensionato, altrimenti la qualità, mi spiace dirlo, delle progettazioni ne avrà delle problematiche. Chiudo con questo perché i miei colleghi saranno più bravi di me nell'esporre le altre cose. Ringrazio ancora il Presidente, resto qui in ascolto, però nel frattempo riavvio il video, insomma, se volete essere Benissimo. attenti anche alla mia presenza. Grazie. Benissimo, grazie ingegnere. Allora, io a questo punto darei la parola a Sandro Catta, che è consigliere, è meglio la dottoressa, ok, architetto. A lei la parola, prego. Ecco qua. Ringrazio tutti, buon pomeriggio. Il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori esprime soddisfazione per le quattro mozioni presentate. In particolar modo per la risoluzione di Mazzetti e Milani per quanto riguarda il mondo delle imprese. Per quanto riguarda invece le libere professioni tecniche, la risoluzione Manes, che negli articoli 46 sui concorsi e l'articolo 100 sui requisiti speciali di partecipazione alle gare, centra due aspetti fondamentali per la reale sopravvivenza delle micro, piccole e medie strutture professionali, in linea con gli obiettivi del codice. In sintesi, abbiamo indicato l'articolo 100, è un articolo che noi abbiamo più volte evidenziato con particolari criticità, così come la risoluzione Manes è garanzia di reale apertura del mercato e massima concorrenza. Ci auspichiamo che non siano i 10 anni, ma che siano 15. Per quanto riguarda invece l'articolo 46, che riguarda il concorso di progettazione, che è uno dei temi che il Consiglio nazionale ha portato avanti con intensità e con grande fervore in questi anni e che comunque non abbiamo mai avuto un grande seguito, visto e considerato che il nuovo codice, il 36, ha completamente eluso tutto ciò che c'era già nel 50. Così come da risoluzione Manes, garanzia della qualità del costruito e crescita professionale. Lo stesso articolo 66, sempre all'interno della risoluzione Manes, mette in evidenza la figura del coordinatore, progettazione integrale e coordinata. A nostro avviso è fondamentale che all'interno di una progettazione dove ci siano più professionisti a rappresentare tutte le diverse attività che vengono svolte, ci sia un coordinatore. In questo caso l'architetto è sempre stato l'elemento di coordinamento tra le diverse professioni all'interno di un RPT. Ci preme sottolineare all'interno della risoluzione Manes che forse sarebbe opportuno inserire nella progettazione integrale anche il coordinata, in maniera tale che sia più comprensibile. Infatti la figura è gestita dal capogruppo dell'RPT, è responsabile del coordinamento tra i vari professionisti e sottolineiamo quindi la necessità di introdurre questo termine di coordinata. Per quanto riguarda l'articolo 44, appalto integrato, dove credo sia stato inserito nella risoluzione di Santillo, si ritiene auspicabile limitare il ricorso all'appalto integrato, escludendo dall'applicazione le opere di manutenzione straordinaria e riproponendo le disposizioni previgenti del codice e quanto coerentemente contenuto nella legge delega, che circostanziava l'utilizzo dei lavori definiti complessi, soprattutto nella parte dove c'era una complessità tecnologica particolare. Quindi rimaniamo assolutamente d'accordo con la risoluzione di Santillo per quanto riguarda l'articolo 44. Io vi ringrazio e passo la parola al collega. Grazie. Architetto, visto che vi state auto-organizzando, il collega suo quale sarebbe in questo caso? Sulla destra, mi scusi. Perfetto, giusto, quindi sarebbe Catta, Sì, esatto, perfetto. volevo lanciare Prego, no, noi la stiamo scherzando. parola. Ingegnere, prego, a lei la parola, prego. Buongiorno a tutti, Sandro Catta, Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Innanzitutto ringrazio a nome del Consiglio e del mio Presidente Domenico Perrini
per l'invito e l'interesse ovviamente manifestato sul tema. Abbiamo un po' suddiviso gli argomenti delle varie risoluzioni per non duplicare e anche perché c'è una sintonia perfetta tra i nostri ordini all'interno della rete delle professioni tecniche. Abbiamo lasciato anche un documento in cui trovate in maniera un po' più estesa e più esplicita alcuni riferimenti. Io mi occuperò in particolare di quanto introdotto sull'articolo 28, la trasparenza dei contratti pubblici relativamente agli affidamenti diretti e alle società in house. Siamo perfettamente d'accordo che anche queste procedure vadano gestite con maggiore evidenza, la stessa evidenza delle procedure aperte, documentando e pubblicando tutti i passaggi anche quando si ha un solo interlocutore o anche quando si ha un'interlocuzione interna. Relativamente alle procedure di affidamento, segnatamente i limiti del cosiddetto fiduciario, è ovvio, un affidamento fiduciario ha delle criticità e degli aspetti positivi. Gli aspetti legati più alle criticità sono quelli che ovviamente vengono sottratti, come dire, ad una competizione di mercato. D'altro canto sono delle procedure che consentono in tante situazioni, la pubblica amministrazione è sempre intasata di procedure, di snellirle e di procedere in maniera più rapida. Un altro aspetto che abbiamo documentato con i nostri osservatori essere particolarmente positivo dell'affidamento fiduciario è che è lo strumento che consente di avviare i giovani alle professioni, perché gli affidamenti fiduciari sono quelli che necessitano di minori requisiti per cui si riesce anche ad incaricare un giovane. Il combinato disposto dell'applicazione dell'equo compenso alla possibilità di poter affidare un lavoro ovviamente non particolarmente complesso ad un neolaureato, consente ai giovani colleghi di avviarsi alla professione. In ogni caso, mantenendo anche le soglie attuali, è evidente che già un meccanismo di rotazione introdotto dal codice, che è più robusto rispetto al passato, eventualmente anche rendendolo più robusto, e l'introduzione di maggiore trasparenza, come abbiamo visto per l'articolo precedente, potrebbe comunque giustificare meglio le attuali previsioni. Sulla esclusione automatica delle offerte anomale, l'articolo 54, conveniamo con le proposte fatte, ovviamente andrà incentivata una congrua valutazione della verifica dell'anomalia e delle offerte, perché molto spesso le opere pubbliche vengono bloccate da improvvide offerte, sia nel settore dei servizi che nel settore dei lavori. Clausole sociali nel bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale, siamo favorevoli con la promozione sempre più di queste clausole all'interno dei lavori pubblici, in particolare ad esempio anche i criteri ambientali minimi. Evidentemente riteniamo forse inopportuno attribuire nuovamente ulteriore carico di lavoro all'ANAC, che ha già diversi compiti di una certa importanza nell'ambito del codice. Peraltro sapete che all'interno dell'ecosistema digitale di gestione dell'opera pubblica ha anche il controllo di tutte le piattaforme, per cui sono tutte interconnesse con la piattaforma nazionale, che è sotto il controllo ANAC, per cui ha già un controllo totale relativamente alla revisione prezzi. Articolo 60 è uno dei temi più delicati del codice, che porterà più contenzioso all'interno dei nostri cantieri, e abbiamo iniziato a vedere qualche aspetto sia nelle compensazioni 2021 che nella revisione prezzi del 2022. A nostro avviso andrebbe pubblicato un allegato, costruito un allegato, e ci rendiamo anche disponibili per lavorarci e per contribuire, in cui si esplichi nel dettaglio come operare la revisione prezzi. Abbiamo evidenza di revisione prezzi applicate nelle maniere più disparate possibili. Alcuni punti li hanno affrontati i colleghi. Garanzie definitive, non siamo favorevoli, articolo 117, all'eliminazione del 2% per gli accordi quadro, perché è una garanzia nei confronti della stazione appaltante. Articolo 125, anticipazione, si propone di ripristinare la soglia del 15%, noi invece siamo per mantenere l'attuale formulazione dell'articolo. Premi di accelerazione, che sono facoltativi, e si chiede in una delle risoluzioni di renderla obbligatoria, noi siamo favorevoli invece a renderla, a mantenerla facoltativa, mentre siamo favorevoli, articolo 141, alla possibilità di introdurre l'anticipazione anche nei settori speciali.
Articolo 186, siamo favorevoli all'incremento di trasparenza negli affidamenti ai concessionari e mi sembra che sugli altri aspetti interviene il collega Ghigliotti. Grazie. Benissimo, quindi adesso la parola a Paolo Ghigliotti del Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati. Prego. Esattamente, prego. Grazie. Allora, onorevole Presidente, onorevoli componenti della Commissione, un grazie al nome del Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati che oggi rappresento per questa opportunità che ci state concedendo di un confronto su quattro risoluzioni che sicuramente hanno tematiche molto molto interessanti. Purtroppo il poco tempo avuto a disposizione, una risoluzione ci è pervenuta solo nella mattinata di ieri, ha sicuramente reso più complicata la disamina, il controllo e la verifica delle proposte giunte. Per quanto ci attiene, perché parliamo a livello di rete, io focalizzerei l'attenzione intanto sull'articolo 114 in merito alla direzione lavori. Per quanto attiene alla direzione lavori, siamo d'accordo sul fatto che in modo certo il direttore dei lavori assolva a una funzione importantissima e siccome ha questo ruolo e deve attestare le migliorie che l'eventuale impresa può proporre, siamo dell'avviso che queste migliorie debbano essere comunque quantificate in termini di costo e oltre a ciò debbano essere necessariamente contrattualizzate affinché sia possibile sia per il professionista vedersi riconoscere quelli che possono essere le competenze per una prestazione maggiore, ma soprattutto per l'ente che deve vedersi poi riconoscere ed eseguite queste migliorie. A tal proposito poi siamo sempre in merito alla direzione lavori a richiedere che venga eliminata la previsione di affidamento esterno solo in subordine, quantomeno per quelle che sono i piccoli enti, perché la procedura per la verifica della disponibilità di figure professionali all'interno delle realtà locali può assolutamente avere delle ripercussioni negative sulla durata del processo per arrivare e giungere all'affidamento dei lavori. Inoltre avremo anche la proposta circa il discorso di separare, come lo è già sopra soglia, l'affidamento del ruolo di coordinatore di sicurezza dal direttore dei lavori, questo per una maggiore autonomia nella gestione che sicuramente va a vantaggio propriamente della sicurezza dei cantieri. Legato al 114, il 116, il collaudo e verifica di conformità. Circa l'abbassamento da 6 a 4 mesi del collaudo, non, come rete non siamo propriamente d'accordo, ma per un motivo molto semplice, per le opere minori l'articolo 50,7 già prevede che il certificato di regolare esecuzione sia sostitutivo del collaudo e sappiamo anche i termini di rilascio del CRE che rimangono all'interno dei 3 mesi e di conseguenza per detto motivo si può ritenere già soddisfatto in parte questa accelerazione. Articolo 119, relativamente alla procedura di subappalto, conveniamo assolutamente con le proposte formulate da 3 risoluzioni che effettivamente il subappalto attualmente è una situazione, il subappalto a cascata, di particolare criticità per i cantieri e quindi deve necessariamente essere disciplinato e regolamentato. Si potrebbe procedere ad esempio, ma è solo così a titolo di spunto, se ne parlava poc'anzi con i colleghi, a estendere la verifica del contratto di subappalto, per esempio dal secondo livello in poi, o addirittura imporre l'obbligo per le imprese subappaltatrici dell'iscrizione nelle white list per tutti questi operatori. Ciò significherebbe anche un'accelerazione dei tempi
che eviterebbero poi quel silenzio assenso che poi in caso di verifica negativa verrebbe a compromettere oltremodo l'efficacia e l'esistenza di questo subappalto. Non mi ricordo cos'altro dovevo ancora affrontare perché ci siamo divisi. No, vedo dei tabulati che mi stanno preoccupando. No, vedo dei tabulati preoccupanti, però no, lei ce lo lascerà questo materiale. Sì, sul discorso delle varianti, articolo 120, la modifica della riduzione del quinto d'obbligo, onestamente non siamo propriamente d'accordo, anche perché questo limite potrebbe rappresentare, in assenza di questo limite, un rallentamento anche di quelle che sono le attività per la stazione appaltante, che si dovrebbe vedere a dover continuativamente negoziare il prezzo con l'impresa affidataria, e quindi lo riteniamo onestamente una prassi ancora utile da conservare. Un ultimo passaggio lo faccio a nome proprio dei Consiglio Nazionale Geometri: era, se era possibile, nel collegio consultivo tecnico aggiungere ai professionisti individuati anche i geologi e i geometri attualmente non indicati, quantomeno se nominati dalle parti, visto che è facoltà delle parti poterli nominare, almeno quello. Io avrei esaurito. Benissimo, c'ho un Simiani che vuole intervenire. Collega, se riesce, oltre a fare la domanda, a specificare anche chi deve magari possibilmente rispondere. Noi abbiamo Zambrano collegato e tutti rispondono. No, perché sennò dopo diventa una... Grazie, a piacere. Facciamo prima. No, a parte... No, a piacere nel senso che lascio a loro la facoltà di rispondere. Intanto le ringrazio e delle cose interessanti che hanno detto. Noi come Partito Democratico non abbiamo presentato nessuna risoluzione, non perché non abbiamo voglia, non perché non abbiamo argomenti, ma perché vogliamo ascoltare prima di dire effettivamente cosa secondo noi dobbiamo, insomma, attivare anche quelle correzioni che secondo noi ci vogliono e ci dovrebbero essere già da prima, nel momento in cui abbiamo presentato anche la nostra proposta di parere alternativo l'anno scorso proprio in quest'aula. Io ho ascoltato molto le vostre integrazioni, soprattutto su alcuni spunti anche interessanti. Noi abbiamo vissuto questo anno cercando di capire se questo meccanismo funzionava, ma soprattutto abbiamo cercato, dal punto di vista anche politico, il tipo di valore che questo codice producesse anche nell'ambito delle azioni, che fossero quelle sociali, quelle economiche e quelle anche organizzative, perché poi voi siete dei professionisti che di fatto siete al centro per far funzionare una macchina, e di fatto vi accollate anche responsabilità spesse volte come dire, anche non vostre, nell'ambito dell'attività stessa. Sicché diventa fondamentale non solo il vostro parere, ma anche il vostro ruolo all'interno del meccanismo, perché il punto non è quello di fare una procedura attenta e comunque che garantisca la pluralità e comunque tutte le parti in causa, ma soprattutto che crei anche un valore, cioè un diminuimento degli incidenti sul lavoro, un miglioramento e una velocità nelle attività anche di costruzione delle varie opere, la possibilità di poter creare una ricchezza, anche ricchezza che comunque poi deve essere ridistribuita, cioè che un valore molto più grande, che noi crediamo che in questo codice non sia del tutto riuscito a svolgere. Noi pensiamo che ci sono degli aspetti che devono essere risolti, intanto assumendosi la responsabilità, ma professionalizzando sempre di più le attività. Oggi, per esempio, l'impresa, soprattutto quella edile, non è qualificata, e noi vorremmo che una volta per tutte ci fossero delle disposizioni perché l'impresa edile sia qualificata. Non è possibile che in un paese come il nostro si debba fare l'esame per vendere una casa e non c'è niente per cui oggi qualsiasi persona può aprire l'impresa. Mia mamma, che ha 78 anni, può andare alla Camera di Commercio, aprire un'impresa e svolgere la propria attività. Una cosa assurda che secondo me deve essere modificata.
L'altro aspetto che io voglio evidenziare, e questa è la seconda domanda, che la prima, se siete d'accordo che oggi questo è un punto che dobbiamo risolvere, la qualificazione delle imprese nel settore dell'edilizia, è la questione dell'organizzazione dell'appalto. Perché io sono d'accordo con quello che diceva il dottor Ghigliotti, nel senso che noi viviamo un momento in cui il subappalto di fatto è il punto interrogativo, il grande punto interrogativo che noi oggi dobbiamo risolvere. Non solo perché va disciplinato, ma perché deve essere in questo caso, deve tener conto delle difficoltà che ci possono essere in un cantiere nel momento in cui a cascata, che non si può regolare, perché chiunque può intervenire al di là delle procedure e dei libri di cantiere, ma il ruolo dell'Europa che infatti ci dice che oggi non ci deve essere una percentuale che possa regolare il subappalto. Io credo che l'organizzazione d'appalto sia l'elemento in cui noi dobbiamo mettere in campo. Cioè, cosa vuol dire? White list, delle liste che possono in questo garantire che comunque che quelle aziende che sono all'interno non sono qualificate, ma hanno tutte le attestazioni per poter starci. Secondo, la possibilità di poter definire non solo nel rapporto direttamente col committente, perché noi oggi anche dal punto di vista economico una delle difficoltà che ci sono nelle aziende che producono comunque il subappalto a cascata è che la parte economica, il finale di chi deve riscuotere molte volte non avviene, perché le difficoltà delle varie aziende di fatto scivola sempre di più al basso, compreso anche la riscossione. Si chiama un rapporto diretto con la committenza, anche se è l'ultima azienda che c'è, ma il rapporto diretto economico con la committenza. Io credo che l'organizzazione d'appalto, cioè regolare un'organizzazione d'appalto, possa in questo caso garantire attraverso il general contratto o chi è il committente, possa garantire l'elemento di garanzia dal punto di vista del lavoro, ma anche dal punto di vista dell'opera che deve essere costruita. Allora, dopo l'iniziale scusatio non petita, volevo cercare di capire tra di voi chi è che può rispondere, sì, al collega del PD. L'ingegnere, prego. Volentieri, mi sembra. Zambrano, va bene che risponde l'ingegnere qui, che lo meglio come comunicazione. Sono belli i colletti che sono lì. Grazie, Presidente. Perfetto, grazie. Grazie a lei. Mi sembra che le osservazioni dell'onorevole sono molto condivisibili. Tra l'altro, valgono non solo nel settore delle opere pubbliche, oggi stiamo parlando del codice dei contratti, ma anche nel privato. Evidentemente questa disorganizzazione si ripercuote molto anche nella gestione delle opere private. Il nostro avviso è che il codice è una norma che ha portato della semplificazione, è una norma, potremmo dire dal punto di vista giuridico, a nostro avviso quasi ineccepibile. D'altronde è stato scritto come legge delega, la delega è stata affidata in secondo ordine al Consiglio di Stato, per cui alle persone che maggiormente conoscono il diritto amministrativo. Poi c'è stato ovviamente l'accorgimento della politica su alcuni aspetti nelle stesure finali, ma è una norma che proviene dal Consiglio di Stato. È una norma che purtroppo, se voi guardate, noi spesso nelle nostre conferenze proiettiamo una torta, gli ingegneri piacciono le torte, in cui si vedono chi sono le persone che hanno scritto questo codice. Trovate 40-50 magistrati, 20 professori di giurisprudenza, esperti di diritto, e trovate due ingegneri. Probabilmente se quando si scrivono queste norme i consigli nazionali, che sono enti pubblici, noi siamo enti pubblici, tra l'altro siamo enti pubblici molto articolati perché conteniamo al nostro interno con una ripartizione simmetrica dipendenti della pubblica amministrazione, quindi funzionari pubblici, liberi professionisti e dipendenti di società private, per cui rappresentiamo la filiera, siamo un ente pubblico, e se partecipassimo di più anche nel momento della stesura, secondo me alcune ricadute pratiche potremmo correggere. Ecco, una cosa che potremmo sollecitarvi a fare, che chiediamo, la cabina di regia che va a determinare l'efficienza del codice, a suggerire cambiamenti, prevede la nostra presenza, cioè di coloro che lo usano, solo se eventualmente convocati dal Presidente della cabina di regia. Ecco, forse, siccome siamo anche noi enti pubblici, se chiedeste l'introduzione anche dei consigli nazionali nella cabina di regia, potrebbe essere, come dire, un completamento di queste figure che lavorano al codice.
Ingegnere, grazie. Se non ci sono altri interventi, io ringrazierei intanto l'ingegner Zambrano, l'ingegner Catta, l'architetto Campus e il dottor Ghigliotti per il contributo reso ai nostri lavori, e dichiaro conclusa l'audizione formale. Grazie. Grazie. Associazione Nazionale dei Costruttori Edili Antici, nell'ambito delle discussioni congiunta risoluzione, non leggo più i numeri, Manes, Mazzetti, Santillo e Milani, recante iniziative e norme svolte a portare modifica al codice dei contratti pubblici concernente lo svolgimento della procedura di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti. Ricordo ai nostri ospiti che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati, ovvero un visione versione da parte loro. Ringrazio e saluto la Presidente, la dottoressa Federica Brancaccio, Matteo Candidi, che è funzionario della direzione legislativa opere pubbliche, e la Natascia Ferrante, la dottoressa Ferrante, responsabile delle relazioni istituzionali. Grazie per la partecipazione. Presidente, a lei la parola, prego. Più forte, con più vigore. Ecco, okay. Perfetto. Grazie, buonasera, grazie di questa opportunità. Cercherò di essere breve, così anche, insomma, magari lasciare spazio se ci sono delle domande. Lasciamo spazio a Cattaneo. Sono pronta a rispondere. Saltando un po' di premesse generali, noi abbiamo accolto circa un anno fa, anzi quasi 2 anni fa ormai, perché abbiamo cominciato a interloquire sul nuovo codice degli appalti già quando il Consiglio di Stato ad agosto di ormai 2 anni fa ha cominciato a lavorare con le consultazioni, e poi queste interlocuzioni sono continuate anche nella fase poi tra la consegna del testo da parte del Consiglio di Stato e il Governo, che ha recepito già in quella fase il Governo alcune delle nostre istanze. L'impegno, e in questo senso ringraziamo il Governo e ringraziamo anche voi, era quello che a un anno di distanza dall'entrata in vigore, quindi anche con maggiore cognizione di causa, si sarebbe affrontato il tema di eventuali correttivi, del correttivo di cui oggi stiamo parlando. Dobbiamo dire che non abbiamo cambiato le nostre posizioni, cioè alcune criticità che avevamo intravisto già nella stesura da parte del Consiglio di Stato e quindi poi anche nelle interlocuzioni successive con il Governo e con il Parlamento, permangono. È inutile dire che tutto quello che attiene ai principi enunciati nel Codice ci vede assolutamente favorevoli. Che cosa però è confermato da quest'anno di entrata in vigore?
Però è chiaro che tra quello che è scritto e tra l'enunciazione dei principi e poi il far atterrare, quindi far andare avanti i cantieri nel miglior modo possibile, no? Il fate bene, fate presto e fate bene del codice, ci sono sicuramente dei punti che dal nostro punto di vista possono essere migliorati. Lasceremo, credo, non so se l'abbiamo già inviato, no. Un documento che affronta puntualmente tutti i vari punti. Adesso io cercherò di fare un veloce excursus. Tra i principi, uno dei più importanti è proprio quello dell'accesso al mercato, della concorrenza. Su questo all'inizio avevamo, sin dall'inizio, avevamo sottolineato che la soglia delle negoziate senza bando a 5 milioni di euro era una soglia eccessivamente alta, quindi avevamo fatto delle proposte di mitigarla, anche se è discrezionale ovviamente farla con bando o senza bando, ma è chiaro che in un'ottica di velocizzazione molte amministrazioni sono andate senza bando, così come quella invece del tema dei concessionari. Questo perché avevamo stimato, e a me avevamo ragione, che con questo tipo di possibilità, sia per il sottosoglia, sia per i concessionari, in particolar modo quelli senza gare dei settori speciali, si sarebbe potuto sottrarre al mercato circa il 50% degli appalti. Cosa che è stata poi accertata e che, come più volte abbiamo detto, magari è un problema che oggi si avverte non moltissimo perché con il PNRR, anche con i bonus fino a poco tempo fa, di lavoro ce n'era tanto, ma quando torneremo a un regime di mercato ordinario come volume proprio di investimenti, una sottrazione al libero mercato del 50% davvero potrà rappresentare una criticità. Quindi bisogna trovare il modo di coniugare ovviamente risultato, concorrenza e semplificazione senza appunto creare dei problemi. Altra tematica è il principio del risultato. Qui c'è una contraddizione che ne abbiamo visto subito nel codice, in quanto con l'eliminazione del tetto massimo di punteggio da dare al ribasso, in realtà l'offerta economicamente più vantaggiosa rischia di essere un massimo ribasso un po' così. Un po' velato, ma torniamo all'idea del massimo ribasso. Invece il principio del risultato, della qualità, è un principio fondamentale, anche rivoluzionario del codice, che noi abbiamo sposato sin dall'inizio. Altra criticità, anticipazione. L'anticipazione nei contratti pluriennali e in particolare anche l'applicazione dell'anticipazione nei settori speciali che lasciata ancora una volta, cioè questo codice ai settori speciali ha dato ancora di più un'autonomia rispetto al precedente, e anche l'applicazione per esempio dell'anticipazione nei settori speciali è lasciata alla discrezionalità del concessionario, ma anche l'applicazione dell'anticipazione nei contratti pluriennali applicata anno per anno rischia di mettere in crisi l'equilibrio finanziario ed economico, quindi di un'opera, contrario alla velocizzazione sempre di fare bene e fare presto, ma fare anche bene, quindi rischia di corrispondere in maniera del tutto insufficiente l'importo necessario per l'avviamento del cantiere. Altro tema sul quale diciamo vorremmo ci fosse davvero una riflessione e dei correttivi è che il codice dedica moltissimi articoli a tutta la fase a monte dell'esecuzione, anche con dei risultati che noi abbiamo potuto vedere positivi, ma in realtà delle criticità permangono nella fase di esecuzione. D'altronde, se si pensa che su 229 articoli solo 14 sono dedicati all'esecuzione, questo già evidenzia un'eventuale criticità.
ad esempio nelle esecuzioni la questione delle varianti, che già aveva creato tanti problemi con il codice 50, non è assolutamente risolto con il 36, e questa è una criticità che noi riscontriamo quotidianamente proprio nei direttori lavori, nei RUP, che devono capire come, dove, quando possono utilizzare la variante. Questo non va a favore di un'esecuzione snella dei lavori. Tra l'altro, qui a questo punto inserisco anche in questo caso l'altro principio del codice, che è della fiducia. Io sempre dico, come ANCI ovviamente, non io come persona, che è necessario riappropriarsi di una maggiore fiducia tra amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, imprese, attività produttive, perché anche il tema delle varianti, rispetto al principio della fiducia, cioè diamo fiducia ai direttori lavori e a RUP per capire quando è realmente necessaria una variante, senza farli impazzire per andare a cercare di interpretare che cosa il codice dei contratti reputa legittimo. E sul principio della fiducia, la figura dell'illecito professionale è stata sicuramente migliorata da questo codice, ma noi ci battiamo ancora per il principio proprio costituzionale della non colpevolezza, almeno, e questo non è costituzionale, ma il punto di mediazione, almeno fino al primo grado di giudizio per quelle fattispecie di illecito professionale che ancora residuano nel codice come motivo di esclusione. Aspetto fortemente positivo per la conservazione dell'equilibrio contrattuale del codice è stata la reintroduzione, perché io me la ricordo avendo una certa età, la reintroduzione della revisione prezzi, presente praticamente in tutti i codici europei, dei maggiori paesi europei. Ora, il rischio però che noi stiamo riscontrando è nell'applicazione di questa revisione prezzi, quindi secondo noi in un correttivo andrebbe chiarita e regolamentata esattamente l'applicazione della revisione prezzi. Faccio un esempio per tutti: la revisione prezzi scatta quando c'è un aumento in più o in meno del 5% e viene applicata poi per l'80% dell'importo. Bene, per noi il 5% è un'area di attivazione della revisione prezzi, ma non è l'applicazione della doppia alia, cioè non è che poi quando andiamo a calcolare a quanto ha diritto l'impresa o l'amministrazione, ovviamente, perché la revisione prezzi si applica in più e meno, non è che applichiamo l'80 e il 5%. Stiamo riscontrando che alcune amministrazioni la interpretano in un modo, altre in un altro. Su questo per noi ci vuole assolutamente un chiarimento, perché si rischia veramente di invalidare, e quando ci sentiamo dire ma c'è un rischio, un'alea di rischio imprenditoriale, beh, mi sembra che già 20 punti tra 80 e 100 siano un rischio imprenditoriale notevole che ci si assume. Cerco di andare più veloce. Il tema delle urbanizzazioni, delle opere a scomputo, anche qui chiarire almeno una procedura semplificata per la qualificazione dei soggetti privati che in quel caso diventano stazione appaltante quando si supera un certo importo. Contratto equivalenza delle tutele, quindi applicazione obbligatoria dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi. Attenzione, perché l'equivalenza delle tutele non è solo salario, ma il contratto comprende tutta una serie di altre voci. Finisco con il dire che la logica per noi transitoria degli allegati al codice per noi andrebbe trasformata di nuovo in un regolamento, un manuale d'uso dedicato ai lavori pubblici e separato da quelli di servizi e forniture. Grazie. Grazie a lei, Presidente. C'è qualcuno che vuole fare un intervento tra chi è presente e chi è collegato? Collega Simiani, prego. Sì, al di là di condividere molto quello che ha detto la Presidente, la ringrazio per il contributo.
perché ha analizzato molte delle cose che già ANCE aveva proposto. Sì, ma infatti l'ho ascoltata con grande interesse. Siccome già anche quelle, già l'anno scorso, molte delle proposte che ANCE aveva avanzato, noi avevamo inserito nella nostra proposta alternativa al governo, e comunque sono temi che noi sicuramente riporteremo sul tavolo, le soglie, su appalto a cascata, le cose che noi sappiamo. Logicamente cercheremo di arrivarci con delle proposte un po' più operative, perché dopo un anno noi cerchiamo di capire quali cose sono andate bene, perché alcune riflessioni positive ci sono e vanno solamente evidenziate, altre meno. E la domanda che gli voglio fare è proprio su questo, perché se no non tornerei sulle cose che lei ha detto. Noi sappiamo che nel 2022 il valore economico, il valore del mercato degli appalti pubblici in Italia nel 2022 è stato 290 miliardi circa, e 233 mila procedure di gara. Ci troviamo nel 2023 con il valore complessivo delle opere pari o superiore a 40 mila euro, perché sotto non si possono sicuramente misurare, nei settori ordinari e quelli speciali, è attestato in Italia di 283 miliardi, 7 miliardi in meno. Però c'è un aspetto che io, e qui la domanda sta qui, vista la vostra esperienza, però ci sono più appalti, 267 mila del 2023, che erano 233 mila. Ecco, secondo voi, dal punto di vista economico, perché poi le risorse contano, sono importanti, lui sono punti, ma cosa succede molte volte se questo numero così importante che oggi è sul tavolo e che potrebbe anche aumentare, visto che le risorse comunque del PNRR sono ancora in campo, si stanno piano piano esaurendo, sicché noi vedremo sicuramente un cambio di marcia del sistema. Queste risorse che noi mettiamo in campo, che abbiamo messo in campo nel 2021, 2022, 2023, e gli appalti che ci sono stati, e in questo caso il codice degli appalti in questo anno, ha portato valore, crescita? Perché il tema è questo, cioè noi oggi, sono importanti le opere, sono importanti i numeri, perché io temo che il valore non ci sia, o comunque credo che noi oggi ci troviamo in una situazione in cui, al di là nel migliorare sicuramente un codice che oggi può essere sempre migliorato e migliorabile, ma il punto principale è che noi dovremmo pensare a uno strumento che possa in questo caso garantire un'organizzazione d'appalto migliore, con un subappalto che dovrebbe essere regolato soprattutto nel rapporto delle imprese in un certo livello, con un numero leggermente di morti sul lavoro minore e soprattutto una ricchezza maggiore. Sì, ecco, ho voluto fare questa domanda un po' più politica, perché credo che oggi noi dobbiamo anche evidenziare non solamente le procedure, ma anche gli strumenti che in questo momento noi mettiamo in campo, se veramente sono dando delle risposte concrete alla crescita del paese. Grazie. Penso che non... Sì, Presidente, prego. Domanda molto, molto complicata. Sicuramente noi abbiamo fatto delle analisi anche proprio, per esempio, dei bilanci delle aziende, per capire se dal punto di vista proprio della struttura economica e finanziaria c'era stato un miglioramento. Ovviamente non abbiamo ancora i dati 2023, perché è troppo presto, e qualcosa si è mosso, e si è mosso anche qualcosa in termini di certificazioni, procedure. Quindi il settore sicuramente qualche miglioramento, qualche segnale di miglioramento, intendo dire proprio di strutturazione del sistema, ce l'ha. Abbiamo ancora aperti però i temi soliti della qualificazione, abbiamo
aperti i temi della corretta applicazione, per esempio, dei prezzari, della revisione prezzi, come dicevo. È stato anche un momento molto particolare, perché per esempio questa impennata dei materiali falsa anche un po' i dati dei risultati, sia dei risultati in termini di investimento che dei risultati delle aziende in positivo e in negativo. C'è ancora molto da lavorare al contorno del codice degli appalti, dal nostro punto di vista. Quindi significa dei sostegni, per esempio, alle piccole e medie imprese per dei percorsi di crescita in termini di strutturazione e qualificazione, perché poi la ricchezza del settore e del paese dipende anche dal livello e dalla qualità. Io non so se il passaggio sul subappalto era per dire che magari la ricchezza resta in capo, ecco, era per questo, resta in capo. Beh, lì però se cominciamo a lavorare su una maggiore qualificazione di tutta la filiera e anche dei subappaltatori, non ci sarà più chi ti fa il cottimo di mano d'opera a prezzi strozzati e basta. Quindi un controllo generale di tutta la filiera, poi tra l'altro noi su subappalto a cascata ci siamo subito dichiarati non favorevoli, perché è molto difficile controllare la filiera in verticale, finché in orizzontale è bene, ma il subappalto non lo controlli più a discapito di qualità e di crescita e di ricchezza. Quindi c'è da lavorare al contorno del codice, ma sono proprio altri provvedimenti. Il codice deve servire a poter mettere bene in esecuzione gli investimenti che questo Paese decide di fare, a farli atterrare correttamente e con trasparenza. Poi come far crescere il sistema produttivo delle costruzioni, ma così come di altre cose, attiene a tutta una serie di altri provvedimenti che secondo noi è utile e urgente prendere. Grazie Presidente, ringraziamo quindi i rappresentanti di ANCI per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie di nuovo. Di Astra, Associazione dei Trasporti, in ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Mazzetti, Manes, Santillo, Milani, recanti iniziative normative volte a approntare modifiche al codice dei contratti pubblici concernente lo svolgimento delle procedure di affidamento e revisione dei prezzi di esecuzione degli appalti. Ricordano al nostro ospite che l'audizione sarà trasmessa dalla web TV della Camera dei Deputati, ove non vi siano obiezioni. Ringrazio Alessia Nicote, la direttore generale dell'Astra, Associazione dei Trasporti, per la partecipazione al suo lavoro e le cedo la parola. Prego, dottoressa. Grazie Presidente, innanzitutto grazie per averci convocato in questa audizione. Noi seguiamo da sempre insomma la materia degli appalti, del codice dei contratti pubblici, per cui ci interessa particolarmente. Mi invito a fare, visto insomma il breve tempo a disposizione, un paio di considerazioni di carattere generale, poi invieremo un documento con delle proposte specifiche. Allora, innanzitutto noi rappresentiamo circa 140 aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale, quindi sono aziende operanti in settori speciali e che operano sia come diciamo, stazioni appaltanti e sia diciamo, anche come operatori economici laddove si tratti di partecipare a gare per l'affidamento di servizi di interesse economico generale, anche se il trasporto pubblico diciamo, non rientra principalmente nell'ambito della per quanto riguarda gli affidamenti nell'ambito del codice dei contratti. Il nuovo codice diciamo, soddisfatto già insomma,
molto le esigenze da tempo rappresentate dalla protezione, si pone in linea anche con le direttive europee per quello che riguarda le semplificazioni, le flessibilità che sono riconosciute ai settori speciali, per cui tutta la parte dedicata, cioè il libro terzo dedicato ai settori speciali, lo vediamo sicuramente con favore, in quanto va nel senso di rispettare le peculiarità proprie, diciamo, di questo settore. E le flessibilità, le semplificazioni che sono proprio in questo settore necessarie. Tuttavia, necessita, a nostro avviso, qualche aggiustamento, anche, diciamo, per evitare interpretazioni che possano in qualche modo attenuare o limitare questa volontà di semplificazione e di flessibilità riconosciuta dal legislatore comunitario e anche dal legislatore nazionale, perché oggi, insomma, si va molto, accogliamo veramente con favore l'ottica adottata dal legislatore, che va appunto nel senso del risultato, no? Del principio del risultato. Questo è per noi molto importante, anche perché rappresentiamo aziende che operano in un settore che è appunto quello del trasporto pubblico locale, che produce dei servizi che vanno ovviamente nell'interesse dei cittadini, quindi la celerità, la semplificazione nell'espletamento delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi è estremamente importante. Poi si tratta anche di aziende che sono impegnate molte nell'ambito di progetti PNRR, per cui anche qui la velocità, la semplificazione, la flessibilità sono il risultato, soprattutto sono elementi, diciamo, molto, molto importanti. Quindi, dicevo, sono necessari alcuni aggiustamenti che vadano appunto nel senso, diciamo, del riconoscimento proprio della specialità di questo settore, che poi, diciamo, dettaglieremo molto meglio in un documento che vi invieremo. In particolare ci sono un paio di questioni, per esempio per gli affidatari in-house, che in via interpretativa vengono tutti considerati tout court come degli organismi di diritto pubblico, senza considerare però che ci possono essere delle società in-house, come possono essere quelli che svolgono servizi di interesse economico in generale, che non hanno questa natura perché hanno carattere industriale, sono società che hanno carattere industriale e diciamo, interessi commerciali, no? Quindi elementi questi che ne escluderebbero la natura di organismo di diritto pubblico, ma li qualificherebbero, diciamo, più correttamente come imprese pubbliche, con le semplificazioni che ne possono, diciamo, derivare, senza nulla togliere ovviamente la pubblicità, la trasparenza, la garanzia di imparzialità. Questo sono elementi fondamentali. Un altro tema che ci sta a cuore è quello delle semplificazioni in fase di esecuzione dei lavori, di tutte le comunicazioni, le rendicontazioni che devono essere fatte in sede di esecuzione dei lavori, e anche il tema, per esempio, delle centrali di committenza, proprio perché essendo settori speciali, questo settore, diciamo, non ci dovrebbero essere delle formalità particolari per poter aggregare la domanda e fare, diciamo, economie di scala. Questo dovrebbe essere già così, ma occorre evitare interpretazioni restrittive. Così anche il tema della digitalizzazione, della qualificazione delle stazioni appaltanti sono dei temi che ci hanno impegnato molto nell'anno precedente, anche perché hanno provocato, insomma, qualche rallentamento, soprattutto, diciamo, questo il tema della digitalizzazione, ma adesso stiamo entrando a regime, ma sarebbe opportuno anche lì, pur ovviamente condividendo la transizione digitale in questo settore, perché è una forma di semplificazione, occorrerebbe, diciamo, dare la possibilità, soprattutto per alcuni appalti sotto soglia, di reintrodurre, non so, lo smart chip, insomma, delle forme più flessibili di proceduralizzazione degli approvvigionamenti. E anche tutto il sistema delle piattaforme, dei sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti sono, in via generale, più tarati su una pubblica amministrazione che non su imprese pubbliche, quali sono quelle che rappresentiamo. Quindi, in definitiva, l'auspicio e l'obiettivo anche delle nostre proposte
proposte, che sono appunto dei piccoli aggiustamenti, è quello di garantire, di continuare appunto ad andare nella direzione voluta dal legislatore nazionale e dal legislatore comunitario, di garantire la flessibilità e la semplificazione riconosciute ai settori speciali in ragione delle loro peculiarità e di andare appunto più direttamente verso il principio del risultato, anche perché si tratta di operatori che spesso operano anche in regime di mercato e questo, diciamo, occorre evitare delle disparità di trattamento rispetto agli operatori economici che sono nelle medesime condizioni, che operano in altri paesi che però magari hanno flessibilità maggiori rispetto alle nostre. Grazie. Grazie a lei. Non mi sembra che ci siano domande, cioè non lo so, chiedo insomma, per quanto riguarda i colleghi anche collegati, altrimenti ringrazierei Alessia Nicotera, scusate, direttore generale di Astra, l'Associazione dei Trasporti, per il contributo reso ai nostri lavori e dichiarerei conclusa l'audizione informale. Grazie, dottoressa. Buon Grazie. lavoro, buon pomeriggio. Rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA e Confartigianato Imprese nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Mazzetti Manes Santillo Milani recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al codice dei contratti pubblici concernente lo svolgimento delle procedure di affidamento e revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti. Ricordo ai nostri ospiti che l'audizione sarà trasmessa sulla Web TV della Camera dei Deputati, ove non vi siano obiezioni da parte loro. Ringrazio Daniela Scaccia, segretario ANAEPA di Confartigianato e Francesca Ridolfi della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa per la partecipazione ai nostri lavori. Cedo loro la parola pregando di voler sintetizzare. Vabbè, insomma, diciamo chi parte? Parte lei? Prego, dottoressa, prego. Ecco, perfetto. E allora buonasera, ringraziamo noi lei, signor Presidente, gli onorevoli commissari dell'attenzione che ci prestate e per l'opportunità che offrite a Confartigianato e a CNA di rappresentare quelle che sono le nostre osservazioni in merito al codice dei contratti e all'eventuale proposta di modifica normativa. Intanto le risoluzioni in oggetto di questa commissione sono anche molto opportune e tempestive perché danno l'occasione appunto di fare una riflessione per arrivare al decreto legislativo di eventuale modifica del codice in applicazione a quello che era il presupposto che c'è nella legge delega che ha delegato appunto il governo alla riscrittura del codice dei contratti. Rispetto alle risoluzioni rappresentate, noi siamo in assoluto accordo, insomma, su alcune parti delle risoluzioni. In questo caso volevo segnalare, insomma, che le osservazioni in merito all'articolo 50 ci vedono sostanzialmente, sono per noi integralmente condivisibili. Per quanto riguarda le osservazioni avanzate dalle risoluzioni Mazzetti e Manes all'articolo 60, sono pure condivisibili, ma nello specifico qui noi chiediamo una maggiore attenzione, ecco, e magari anche di raccogliere quella che è la nostra osservazione, di prevedere anche la revisione dei prezzi, con la revisione automatica dei prezzi anche ai subappaltatori, che al momento non sono chiaramente indicati e si rischia di non veder riconosciuto il loro diritto al giusto compenso per le opere realizzate in caso di sopravvenienze e maggiori costi di realizzazioni. Appaiono pure condivisibili da parte nostra le osservazioni che ci sono praticamente in quasi tutte le risoluzioni in merito al subappalto a cascata. Anche per noi necessariamente
sebbene, come dire, la scrittura del codice ha superato la procedura di infrazione introducendo il subappalto a cascata, c'è necessità di contenere la misura e lo strumento, e quindi una riduzione dell'indiscriminata catena del subappalto, che potrebbe generare rischi sia nella efficace realizzazione dell'opera, sia anche inserimenti di elementi che possono portare alla concorrenza sleale. In merito al subappalto, mi allargo immediatamente rispetto a un tema che per noi è particolarmente importante, che è nell'articolo sempre 119, il comma 20, dove si fa riferimento al riconoscimento dei certificati di esecuzione del lavoro a chi ha eseguito il lavoro. Questa è una previsione normativa che era stata introdotta già nel 50 ed era stata introdotta nel momento in cui, nella fase di discussione del 50, si immaginava di allargare il subappalto rendendolo libero, e quella era una misura, il riconoscimento dei certificati di esecuzione lavori a chi segue i lavori, una misura per contenere le storture di un sistema che vedeva un subappalto libero e valorizzare le imprese del fare. Ora nell'attuale codice è riproposto questo principio, però non è diciamo coerentemente poi declinato nell'allegato corrispettivo, quindi per noi insomma anche questo sarebbe un punto da sciogliere e riportare, come dire, la definizione alla norma primaria, e quindi riconoscere i certificati di esecuzione dei lavori a chi esegue il lavoro. Sempre in tema di auspici rispetto a un eventuale decreto legislativo correttivo e modificativo, noi vorremmo qui sottolineare in particolare la necessità della revisione o di una migliore interpretazione dell'articolo 11. L'articolo 11 è uno dei fa parte dei criteri, dei principi costitutivi della procedura di affidamento delle opere, che sebbene nella rubrica definisca la pluralità contrattuale, poi nell'articolato perde questa specifica, e nel rimandare alle stazioni appaltanti l'onere di individuare il contratto collettivo, di fatto, sebbene diciamo il legislatore l'ha chiarito, voleva liberare il settore dai contratti atipici, in realtà, diciamo i contratti pirata meglio, in realtà rimandando alla stazione appaltante questo riferimento al contratto collettivo genera un elemento di confusione che andrebbe assolutamente risolto o con una interpretazione, quindi con un atto di indirizzo che in via interpretativa chiarisca che il riferimento è ai contratti collettivi stipulati e sottoscritti dalle associazioni, organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Questo è un atto di indirizzo che in realtà è già stato ricompreso in una nota interpretativa dell'ANAC, e quindi bisognerebbe metterlo in luce con un maggiore forza, in modo tale che le stazioni appaltanti non abbiano dubbi nell'interpretare l'articolo 11, altrimenti nasce il problema degli operatori economici che devono dimostrare l'equivalenza di tutele che di fatto sono equivalenti. Quindi questo è un punto particolarmente delicato. Nella relazione che abbiamo lasciato e abbiamo consegnato c'è un altro passaggio che qui vorrei riportare, se c'è il tempo, è relativo alla qualificazione SOA, che nell'attuale codice dei contratti è stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture. A nostro avviso questo ci pare, come dire, anche un po' un eccesso di delega da parte del legislatore, perché non era previsto. Con l'occasione invece noi auspichiamo che
il sistema di qualificazione mediante SOA per servizi e forniture non venga portata avanti, ma che venga fatta quella riflessione e revisione del sistema di qualificazione mediante la SOA che chiedevamo e che in qualche modo è riportata anche nella legge delega, in termini proprio di riduzione dei costi diretti e indiretti per le micro e piccole imprese, semplificazioni e facilità di accesso agli appalti appunto da parte delle micro e piccole imprese. Sulle SOA un breve passaggio che abbiamo visto anche nell'ultima risoluzione presentata che ci appare particolarmente interessante da questo punto di vista e che andrebbe ripresa nella risoluzione Milani, c'è un passaggio dove si parla della necessità di riconoscere la figura del direttore tecnico. Ora, oltre quella declinazione indicata in quella risoluzione, la nostra richiesta è che venga valorizzato anche il ruolo del direttore tecnico che fino alla vigenza del decreto 50 gli era stato riconosciuto il ruolo anche per il lavoro eseguito, con una continuità di fatto della competenza che gli veniva da prima del decreto Bargone con il riconoscimento della competenza professionale quando si è passato dall'albo costruttori al sistema di qualificazione SOA. Quindi a nostro avviso questo pure andrebbe riproposta la deroga che c'era già nel decreto 50. E un altro passaggio che desidero fare in questa circostanza è anche relativo alla necessità, oramai non più rimandabile, della rivisitazione del costo delle spese generali, cioè del valore delle spese generali. Nel codice ovviamente c'è la forbice tra il 13 e il 17% delle spese generali e come dire, gli adempimenti sono tali e tanti che questo valore è diventato oramai non più accettabile, insomma, in termini proprio finanziari, per cui la nostra proposta era di valutare, immaginare un innalzamento della forbice, arrivando se possibile anche al 25% in termini di valori. Poi nel testo che noi vi abbiamo allegato ci sono altre osservazioni. Non so, Presidente, se c'è il tempo, procedo, se no... Ma stiamo adesso proprio al limite con 10 minuti, forse se ci lasciate il documento va bene. Sì, l'abbiamo lasciato il documento. Perfetto. E poi se ci sono domande... Se ci sono delle domande, sicuramente. Vediamo se c'è qualcuno che è collegato che vuole intervenire, altrimenti qui in presenza, cari colleghi presenti, il collega Milani. Va bene, intanto ringrazio per aver notato positivamente alcune delle proposte diciamo a mia prima firma, ma qui il problema dei direttori tecnici è un problema appunto che conosciamo da diverso tempo per quanto riguarda, e quindi mi sembrava giusto appunto riportare in vita appunto quanto già previsto sostanzialmente nella normativa precedente, e credo solo per una svista probabilmente si è pensato di togliere. Beh, però questo è un problema che riguarda soprattutto molte piccole imprese, appunto, che non hanno la possibilità poi di avvalersi magari di direttori tecnici professionali, professionisti esterni, eccetera. E quindi insomma, mi sembrava utile, diciamo, proporlo proprio a tutela appunto di quelle piccole e medie imprese che fanno poi l'ossatura sostanzialmente del nostro sistema produttivo. No, la domanda che volevo fare invece era rispetto al discorso, diciamo, delle varianti della revisione dei prezzi. Mi pare che anche lei ha fatto cenno appunto su questo, che c'era, mi pare, una condivisione. Io qui ho proposto appunto una variazione prezzi al 2% invece che al 5% da oggi. Volevo capire la vostra opinione su questo, che non mi pare che c'era stata un'espressione. Volete replicare subito? Se non c'è nessun altro intervento, allora Simiani prima, prego. Sì, grazie. Intanto volevo ringraziare la CNA. Io ho parlato tempo fa anche con Riccardo Masini,
nell'ambito proprio di alcune scelte nel merito alla, al codice degli appalti. Ecco, la relazione collega era unitaria, diciamo, sì, tra Confartigianato e CNA. Sì, sì, okay, sì, sì, ma infatti stavo arrivando anche a quello, anche a Confartigianato. E nel ragionamento che ho visto fare, insomma, che avete fatto anche nelle varie relazioni in base dell'Assemblea Nazionale, sia di Confartigianato che di CNA, ho visto che il tema della qualificazione dell'impresa è il tema forse più principale in cui voi ogni volta mettete il punto, insomma, comunque indicate il problema, perché sappiamo benissimo che la qualificazione dell'impresa potrebbe dare non solo una capacità di migliorare la professionalità delle imprese, ma comunque la sicurezza di avere imprese comunque preparate, solide e assolutamente positive. Sì, che questo è un tema che secondo noi, come Partito Democratico, poniamo e vorremmo ragionare proprio nell'ambito anche del sistema associativo, come regolarle e come gestirle, non solo dal punto di vista generale. Ora la domanda che vorrei fare è questa: noi abbiamo, se dovessimo arrivare a certificare, a qualificare le imprese nel settore dell'edilizia, noi avremo la certificazione SOA, avremo la patente e avremo la qualificazione. Ora, noi potremmo lasciarla anche così, però potrebbe essere anche un elemento, diciamo, di difficoltà nell'ambito delle abilitazioni in generale. Voi pensate che ci possa essere una soluzione di identificare uno strumento unico che possa qualificare le imprese nel nostro paese? Perché noi abbiamo bisogno di professionalizzare le nostre imprese, perché pensiamo che la qualificazione crea ricchezza, ma il fatto è che dovremmo capire se oggi è opportuno farlo in maniera unitaria o farlo attraverso situazioni diverse, in questo caso come può essere la certificazione SOA, che riguarda un certo target di imprese, o una qualificazione normale che comunque oggi dovrebbe essere un'esigenza reale per il paese. Se non ci sono altri interventi, prego, prego dottoressa, così almeno può rispondere a tutti e due gli interventi, sì, di Milano e Simiani. Sì, prego. Grazie, a meno che poi la collega non voglia integrare, i nostri interventi sono assolutamente condivisi. Allora, parto dalla fine, che è la parte più difficile. Allora, sicuramente c'è la necessità di una qualificazione del settore. Dal nostro punto di vista, l'estensione della qualificazione SOA a tutto il settore non è la strada da perseguire, e l'abbiamo osteggiata, ma lo sapete anche voi molto bene, anche quando si è parlato e poi si è fatto, di inserire le SOA per il super bonus, no? Non, anche quella misura poi non diede e non ha dato i risultati che il sistema sperava. E per noi quella non è la strada. E ci sono ovviamente tentativi di qualificare il settore, la patente a crediti è l'ultimo di questi, e dal nostro punto di vista, diciamo, proprio come organizzazioni di rappresentanza stiamo lavorando in quel senso, perché nel cercare di costruire anche quegli elementi minimali base per poter qualificare le imprese. Non abbiamo ancora, non siamo ancora arrivati, come dire, a una piattaforma, passatemi il termine, di elementi che abbiamo ancora totalmente condivisi, ma saranno poi la base di una discussione che vorremmo fare assolutamente con voi. Quello che le ha anticipato il collega Riccardo Masini, che ha il mio stesso ruolo nell'ambito dell'organizzazione, è questo. Prego. Per quanto riguarda invece la risoluzione, 2% bene, ben venga. Per il momento noi ci saremmo anche solo accontentati del riconoscimento per i subappaltatori. Però ovviamente certo rappresenta un elemento migliorativo che va nella direzione del riconoscimento delle imprese. Vedrete nel documento che consegniamo che tutte le nostre osservazioni sono volte a fare degli interventi pratici
per valorizzare le micro e piccole imprese, perché appunto, come sebbene, come diceva lei, sono l'ossatura, spesso sono escluse dall'ambito degli appalti, e nella tendenza generale all'accorpamento degli importi, le imprese più piccole necessariamente non riescono a partecipare. Quindi troverete anche delle osservazioni rispetto alla suddivisione in lotti, per esempio, dove noi chiediamo, sebbene ci sia già la necessità di motivare la mancata suddivisione in lotti, chiediamo uno sforzo in più alla stazione appaltante nel mandare la mancata suddivisione in lotti, la motivazione, all'ANAC, in modo tale che un soggetto terzo possa valutarne la bontà. Va bene così? Benissimo, ci siamo. Ringraziamo quindi la dottoressa Scaccia della ANAEPA Confartigianato e Francesca Ridolfi di CNA per l'apporto che hanno dato ai nostri lavori, e dichiariamo conclusa la lezione. Grazie. Dell'Alleanza Cooperativa Italiana nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Mazzetti, Manes, Santillo, Milani, recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al codice dei contratti pubblici concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti. Ricordo ai nostri ospiti che la lezione è trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati, ove non vi sia un'obiezione da parte loro. Ringrazio il dottor Venturelli, segretario generale Conf Cooperative, e il dottor Mingrone, che è responsabile invece dell'ufficio legislativo di Lega Coop, per la partecipazione ai nostri lavori, e cedo loro la parola. Dottore, deve avere un po' di forza sul microfono. Tac. Ah, grande. Via, pronti. Grazie Presidente. Naturalmente, come da calendario, interveniamo come Alleanza delle Cooperative Italiane. Qui siamo presenti io e il collega Mingrone di Lega Coop, ma di Alleanza fa parte anche la GC. Saremo molto sintetici, ma ci divideremo due voci di intervento. E io comincio con l'esprimere un grande apprezzamento per le risoluzioni presentate, perché sono molto centrate sul temi e sugli aspetti, gli elementi da attenzionare relativamente al codice appalti, quindi certamente sono un bel contributo a quello che poi sarà il prossimo decreto correttivo del codice, e quindi bene questi lavori odierni. Il primo tema che voglio toccare è quello della revisione prezzi. Senz'altro positiva l'introduzione dell'obbligo generalizzato per le stazioni appaltanti di procedere alla revisione prezzi, tra l'altro il tavolo al Ministero delle Infrastrutture sulla revisione è un tavolo che volto all'elaborazione di nuovi indici Istat, è un tavolo che sta producendo un lavoro efficace. Tuttavia, come sappiamo, ci sono necessarie alcuni correttivi su questo articolo relativo alla revisione prezzi, in quanto sapete che c'è questa discussione sul fatto che per noi è molto chiaro come recita la norma, ma che insomma vede qualcuno ritenere il 5% non come soglia per riconoscere
la revisione prezzi, ma come franchigia, mentre questo sarebbe un raddoppio di Alia, perché comunque l'Alia è già nel riconoscimento dell'80% degli aumenti calcolati. E noi riteniamo quindi che, oltre che considerare la soglia una soglia per far scattare la revisione, non la franchigia, che questa soglia debba essere sensibilmente ridotta, come tra l'altro in altri paesi europei, perché diversamente in alcuni contesti non riesce a scattare e ci sono attività a bassa marginalità o labor intensive che vedono veramente comunque crearsi una condizione di insostenibilità in presenza anche di aumenti vicini al 5%, ma che non fa scattare l'obbligo della revisione. L'altra questione che vogliamo rilevare è che, contrariamente a quanto recitava la legge delega, decreto attuativo non è prevista quale causa di attivazione della revisione l'incremento del costo del lavoro causa rinnovo dei contratti applicati. Stesso discorso, noi rischiamo di mettere in crisi il lavoro giusto e il lavoro dignitoso di chi opera nell'esecuzione dell'appalto, tanto più in attività a bassa marginalità, se escludiamo la possibilità di riconoscere la revisione prezzi in caso di aumenti contrattuali. Secondo tema che voglio rilevare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Bene che sia stato rimarcato, occorre che la previsione dell'offerta economicamente più vantaggiosa comunque si è estesa a tutte le tipologie di appalto e che riteniamo che questa componente massima prevista dal codice del 30% per la componente prezzi, quindi per la componente economica, vada rivista al ribasso e quindi possa essere abbassata al 20%, e tra l'altro oltretutto occorre che sia vietato alle stazioni appaltanti una formula lineare che, anche in presenza di una contenuta differenza dell'elemento economico, venga esaltato e amplificato da formule aritmetiche la distanza dei punteggi, affinché poi di fatto questo elemento prezzi e quindi del ribasso sia l'elemento assolutamente determinante che schiaccia l'altro virtuale 70% sulla qualità e gli altri elementi della gara. Quindi occorre veramente che l'offerta economicamente più vantaggiosa sia un criterio che venga assolutamente rispettato e anche non solo formalmente, per evitare i massimi ribassi che poi sappiamo sportano dietro condizioni potenziali di sfruttamento lavorativo. Mi fermo e cedo la parola al collega, citando come ultimo tema la necessità di modifica dell'articolo 11 relativamente alla possibilità da parte delle imprese partecipanti alla gara di applicare un contratto proprio collettivo diverso da quello di riferimento indicato dalla stazione appaltante, perché questo innanzitutto potrebbe pregiudicare la libertà sindacale di applicazione di scelta dell'impresa per l'applicazione di un contratto collettivo, in caso, come attualmente la situazione, di una difficoltà di poter attestare e dichiarare l'equivalenza di un contratto diverso da quello di riferimento. Allora noi crediamo che questo principio di equivalenza, che è necessario e che noi comprendiamo per combattere il dumping contrattuale, sia un principio di equivalenza che si concentra sulle condizioni economiche complessive, dando
per ratio l'equivalenza della parte normativa, difficilmente e diversamente insomma, effettuabile come attestazione di equivalenza nel caso in cui ci si riferisca e quindi venga applicato all'interno dell'impresa un contratto diverso ma sottoscritto dalle parti sociali comparativamente più rappresentative. Questa è una garanzia in qualche modo di qualità degli istituti contrattuali normativi, limitando quindi questo obbligo dell'equivalenza alla parte complessiva economica. Dottor Mingrone. Grazie Presidente. Non allo stesso tempo. No, assolutamente. Io sarò ancora più breve, anche perché tratterò solo due punti. Perfetto, grazie. Sarò sinteticissimo. In primo luogo una specificità cooperativa, fondamentale per noi e per tutte le cooperative italiane per partecipare alle gare, cioè ai consorzi cooperativi. Il codice ha recepito bene il concetto, ha lasciato per strada alcune norme che c'erano nel vecchio codice, che anche il Ministero precedente aveva inserito, e noi riteniamo che questo, in combinazione con il fatto che la relazione del Consiglio di Stato, che una volta era vera e propria interpretazione della norma, è stata in parte derubricata e quindi era questa relazione che conteneva alcuni chiarimenti fondamentali rispetto all'applicazione del codice ai consorzi cooperativi, riteniamo che per questa ragione debba essere integrato almeno in un paio di punti l'articolo 67. Mi permettete una battuta? Almeno cambiamo il titolo, non li chiamiamo più consorzi non necessari, perché per noi non solo sono necessari, ma lo sono per noi, per le imprese, per tutti. Quindi la incomprensibile, ovviamente tecnicamente, come dire, derivante da ragioni assolutamente giuridiche, ma che poi alla fine il titolo di un articolo è probabilmente spesso una presentazione importante, ecco, io lo tradurrei come era prima, sempre stato per tanti anni riferimento alle varie tipologie di consorsi che esistono in questo paese. Ovviamente poi nel dettaglio delle modifiche, anche con modifiche puntuali, ovviamente riconoscendo il fatto che nella risoluzione sia almeno, che è uno dei temi che non ho visto in nessuna delle risoluzioni, sia almeno previsto il principio che noi qui evidenziamo, per noi sarebbe molto importante. Chiudo con un riferimento ai servizi di ingegneria e di architettura. Qui credo che anche qui stessa situazione di quella precedente, a mio avviso. Rispetto al vecchio codice è saltato qualcosa rispetto alle linee guida dell'ANAC che presidiavano e definivano con chiarezza quali dovessero essere i requisiti di mercato, è saltato qualcosa rispetto ai principali aspetti dei requisiti che le società di ingegneria devono dimostrare. Ecco, qui sarebbe importante recuperare ciò che c'era prima, che oggettivamente dava più certezza agli operatori e lasciava meno discrezionalità in una situazione particolarmente delicata, che è quella della dimostrazione dei requisiti e della definizione dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti, che infatti continuano a usare vecchi formulari, vecchi appalti, perché ciò non è vietato, ma in assenza ovviamente di un fondamento esplicito che invece nel vecchio codice c'era. Chiudo su un aspetto cruciale, che è quello del collegio consultivo tecnico, uno strumento molto importante individuato dal nuovo codice. Chiediamo che per farlo realmente, renderlo realmente efficace ed operativo, si ragioni un po' su come è stata attuata la parte dei compensi ai professionisti che partecipano al collegio. Noi abbiamo visto delle parcelle oggettivamente non uso termini, però insomma, ecco, se poi alla fine lo applichiamo, e qui anche ci sarebbe da fare qualche correzione, agli appalti sopra €1 milione, ecco, non c'è la possibilità di farlo, perché i costi di questo collegio già di per sé con le attuali tariffe sarebbero già fuori. Quindi ecco, sia una correzione soprattutto per i servizi, dove come diciamo prima c'è un problema di soglia troppo bassa, e una riflessione sui compensi, senza ridurli eccessivamente, perché non vogliamo svuotare di valore uno strumento importante per l'esecuzione degli appalti, ma insomma che siano un po' più ragionevoli. Grazie. C'è qualche intervento, qualche domanda per i nostri ospiti, oppure li ringraziamo, vediamo un po' anche da quelli collegati, mi sa che vi stiamo ringraziando.
Se stai, vuole aggiungere qualche cosa? Presidente, e vuole approfittare però. Approfitto dei ringraziamenti per richiamare un aspetto legato all'articolo 11 e al problema dell'equivalenza che richiamavo prima, posto che la soluzione è complessiva e per tutti, anche rispetto al caso che sto per evidenziarvi, relativamente alla necessità delle tutele economiche complessive. Le cooperative sociali di inserimento lavorativo, che applicano ovviamente il contratto delle sociali, se dovessero immaginare, in assenza di una modifica, chiarimento dell'articolo 11, dover applicare dei contratti collettivi indicati dalle stazioni appaltanti per tutti i settori, è chiaro che non avrebbero mai un contratto di riferimento collegato all'attività strettamente dell'appalto, perché la loro attività è l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Quindi questo è un caso particolare da richiamare, che comunque trova soluzione in quello che è la nostra proposta complessiva che citavamo prima, delle tutele economiche complessive equivalenti. Benissimo, grazie. Ringraziamo quindi i rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane per il contributo dei nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione informale. Grazie. Grazie. Di Federcasa, Federazione Italiana per le Case Popolari e l'Edilizia Sociale, nell'ambito della discussione delle risoluzioni Mazzetti, Manes, Santillo, Milani, recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al codice dei contratti pubblici concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti. Ricordo ai nostri ospiti che l'audizione è trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati, ove non vi sia un'obiezione da parte loro. Ringrazio il Presidente, che è Marco Buttieri, che è in videoconferenza, e Patrizio Loso, invece, che è il direttore di Federcasa, per la partecipazione ai nostri lavori. Presidente, lascio subito la parola, prego. Grazie, molto gentile, è sempre un piacere poter apportare il nostro contributo, per quel che ci è possibile, ai lavori della vostra commissione. Quindi ringrazio il Presidente, ringrazio gli onorevoli collegati o in presenza che ci stanno ad ascoltare. Allora, la Federcasa è la federazione che riunisce le 84 aziende pubbliche che gestiscono circa 780.000 alloggi in Italia. Come ho detto, sono aziende pubbliche, quindi applicano il codice degli appalti, che è l'argomento della giornata di oggi. Noi abbiamo un osservatorio interno che attraverso la raccolta dati delle nostre aziende ci dà dei dati, ci riassume dei dati legati alle occupazioni abusive, legati ai canoni medi, legati agli importi lavori, a quanti cantieri le nostre aziende avviano e così di seguito. Abbiamo prodotto un documento che penso vi sia stato inviato come richiesto, che riassume quelle che sono le richieste delle nostre aziende, dei nostri direttori generali, che ogni giorno sono impegnati nell'applicazione appunto del codice degli appalti. Lascerei poi, se è possibile, io concludo l'intervento e lascerei poi la parola al direttore per la parte più tecnica, perché il nostro direttore è bravissimo, quindi sulla tecnica preferirei intervenisse lui se possibile,
Una cosa volevo solo sottolineare degli argomenti che abbiamo inserito all'interno della relazione, che è quello legato alle progettazioni interne. L'articolo 24 del vecchio codice, quello del 2016, quello antecedente alla riforma, prevedeva che la progettazione interna, o meglio, i dipendenti delle nostre aziende, questo è il problema, che sono a tempo indeterminato ed esercitano l'attività tecnica solo per le nostre aziende, si vedono da parte di alcune organizzazioni di professioni tecniche, tra cui il Consiglio Nazionale Geometri ed altri, la richiesta del contributo soggettivo per quanto riguarda la Cassa Nazionale. Questo è un problema che vi volevamo porre, perché insieme al annoso problema dell'IMU e delle imposte che i nostri enti devono pagare, ed è folle che un ente pubblico che fa gestione di alloggi sociali versi delle imposte tipo l'IMU ai comuni, ma questo non è argomento della vostra commissione, ma l'ho voluto mettere in risalto, si somma anche il tema che l'azienda deve pagare questo contributo alla cassa, che senza il chiarimento che è stato tolto dal codice degli appalti sulla progettazione interna, chiaramente ci mette in difficoltà per quanto riguarda l'interpretazione normativa per la Cassa Nazionale. Quindi questo è l'ultimo punto della nostra relazione, ma non a caso l'abbiamo messo per ultimo, è uno dei più importanti. Io mi fermo qui perché so che il nostro tempo a disposizione è poco. Lascerei la parola al direttore, se lei è d'accordo. E vi ringrazio per la disponibilità e per la possibilità di partecipare a questa audizione. Grazie. No, grazie a lei, Presidente. Lasciamo subito quindi al direttore Lose, che sta qui vicino a me, la parola. Prego, prego, direttore. Grazie. Innanzitutto mi associo ai ringraziamenti del Presidente. Volevo fare un breve cappello iniziale, perché quando noi ci presentiamo da qualsiasi parte abbiamo sempre il problema di sentirci chiedere: ma Federcasa che cos'è e chi è? Allora, il Federcasa è l'associazione che raccoglie le 84 aziende che sono sparse su tutto il territorio nazionale, pubbliche, enti economici, non economici, 20 regioni differenti con 20 leggi regionali differenti, quindi 20 impossibilità di poter svolgere una politica che non sia frazionata, perché poi appunto la delega sulla casa è a livello regionale. Quindi noi rappresentiamo 84 aziende su tutto il territorio nazionale e hanno le nostre aziende la gestione di circa 780.000 alloggi, solo di ERPA, perché poi ci sono anche, diciamo, quelli che fanno parte di questo che viene definito il mercato grigio, cioè che è quello, diciamo, che hanno degli inquilini che sono in mezzo a questa fascia tra quella minima e quella, diciamo, del mercato privato. Ecco, questa è la dimensione di Federcasa, e quindi a grandi linee, perché poi noi abbiamo tutta una serie di problematiche che sono quelle di dover dare una mano agli ultimi, e purtroppo siamo costretti delle volte a farle con le unghie e con i denti, perché in effetti le risorse non sono mai sufficienti. L'ultimo dato, e poi mi trasferisco direttamente sul documento, è che tenete conto che tutte le attività delle nostre aziende, in termini di mantenimento, cioè dagli stipendi alla manutenzione, si basano normalmente sul ricavo degli affitti. Il ricavo degli affitti ha una media a livello nazionale di circa 120-130 euro, quindi voi potete capire cosa significa mantenere, nel caso dell'azienda più grande d'Italia, che è l'area di Milano, che ha circa 72.000 alloggi. È un conto trasferire in una delle aziende più piccole, che è quella di Isernia, che ha 1.000 alloggi, capite bene che c'è un grande lavoro. E noi le nostre aziende sono, dal punto di vista della preparazione e della gestione, sono veramente molto, ma molto professionali. Ecco, ci vorrebbe che la politica avesse un pochettino più di attenzione, ma non solo al mondo dell'ERP, ma anche alla qualificazione delle nostre aziende. Detto questo, abbiamo avuto modo di verificare le risoluzioni e siamo veramente molto felici di, come lo siamo tutte le volte che c'è la possibilità di parlare dell'edilizia residenziale pubblica, ma in questo caso particolare proprio sul tema del codice degli appalti, che è quello che, essendo noi enti pubblici,
abbiamo la necessità di confrontarci praticamente ogni giorno. Quindi apprezziamo la volontà di semplificare le procedure, di garantire la massima trasparenza, di focalizzare l'attenzione sulla qualità delle opere, non più solo sul discorso della quantità, puntare sulla formazione e creare dei meccanismi di monitoraggio. Noi tra l'altro stiamo già cercando di portare avanti un discorso di monitoraggio appunto di quelle che sono tutte le attività, le quantificazioni, i numeri che stanno dietro al tema della casa attraverso un osservatorio delle politiche abitative. Faccio un breve excursus di quelle che sono a livello proprio di proposta, che sono, come diceva appunto il Presidente, inseriti già nel documento che abbiamo mandato. Si parla del ripristino della aggiudicazione non efficace. Questi sono passaggi che a noi servono per poter avere la possibilità di snellire il più possibile le procedure. Poi l'inserimento importante delle clausole sociali nei bandi di gara, questo è un altro aspetto che noi riteniamo importante. Poi l'affidamento dell'incarico dell'articolo 66, che dia la possibilità di certificare che gli incarichi che vengono dati siano dati a professionisti che siano iscritti nei vari albi. Un altro punto importante è quello del requisito della capacità tecnica e professionale, quindi mantenere il riferimento decennale, non più triennale. E poi il principio dell'invarianza, cioè nel senso che il fatto di inserire delle variazioni non deve pregiudicare in termini di tempistica l'esecuzione. Infine poi i termini del collaudo finale, qui sono questioni proprio prettamente pratiche, ridurre da 6 mesi a 3 mesi o 4 mesi per noi è importante perché si riducono anche appunto i tempi delle consegne. Il subappalto, anche questo è un tema che poi ultimamente a livello nazionale è venuto molto, molto all'attenzione. Poi il principio di rotazione, la piattaforma digitale ANAC e il discorso della progettazione interna di cui parlava il Presidente prima, perché appunto il fatto di dover essere in alcuni casi nella condizione di dover fare le progettazioni interne, ma avendo dei professionisti interni che magari sono iscritti agli albi professionali, dobbiamo anche avere da parte degli organi appunto degli ordini professionali la richiesta dei percentuali che normalmente vengono chieste ai professionisti e agli professionisti. L'ultima cosa, se mi è consentita, ecco, una riflessione che non è all'interno del documento, ma volevo condividere con voi, perché noi abbiamo un problema, diciamo, importante, che è quello che accennavo all'inizio, quello dei finanziamenti. E io penso che una proposta, se voi ritenete che sia fuori tema, io ve la leggo, ma proprio sono 2 righe, per cui, però invece se ritenete che possa essere oggetto di attenzione, io la leggo così non porto via in altro tempo. In aggiunta alle molteplici proposte di modifica del codice contenute nel documento depositato e di cui in questa sede abbiamo riportato una sintesi, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione la possibilità di valutare l'opportunità di inserire nelle gare di appalto, laddove vengono dettagliati i punteggi, quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa, che porteranno poi all'aggiudicazione finale, una piccola percentuale che vada a determinare uno sconto da destinare a favore di un apposito fondo per l'edilizia residenziale pubblica, così che tale importante realtà possa essere sostenuta economicamente senza andare a incidere sul bilancio dello Stato. Faccio solo un esempio pratico. L'offerta economicamente più vantaggiosa di solito è con dei punteggi che sono 80 per la parte tecnica e 20 per la parte economica. Se in questa parte tecnica ci fosse la possibilità di individuare un minimo di punteggio che abbia la conseguenza di poter all'interno dello sconto depositare una cifra da mettere in un fondo regionale che può essere usato per le attività di edilizia residenziale pubblica, si potrebbe creare, al di fuori di quello che è il discorso della fiscalità generale, un piccolo fondo che viene alimentato attraverso tutti gli appalti pubblici e questo potrebbe essere destinato e gestito dalle singole regioni solo ed esclusivamente a favore dell'edilizia residenziale pubblica. È una proposta che mi sento di fare, come dico, non so se è attinente o meno, se lo ritenete attinente potremmo anche metterci a disposizione, ma questo lo siamo da sempre, per approfondirlo, però questo potrebbe essere una strada, appunto, che dicevo, che può andare nella direzione di trovare dei finanziamenti senza andare a appesantire la già pesante situazione fiscale. Grazie. Grazie a lei, ringraziamo anche il Presidente, se non ci sono... No, prego Simiani, collega Simiani. Che non siano difficili.
Allora, noi ho sentito, a parte sono d'accordo sul fondo, su quella sua proposta dell'associazione, sono molto d'accordo. Poi magari se ce la fa venire, se ce la manda nel documento, insomma, sì, sì, se l'articola ci fa piacere. No, noi ha parlato di subappalto senza dire effettivamente qual è la posizione dell'associazione, perché diventa importante, soprattutto sull'edilizia pubblica, è molto importante capire la posizione dell'associazione. Noi sappiamo benissimo che oggi il problema del subappalto è un problema reale che attraversa i vari settori, soprattutto nell'ambito dell'edilizia, con gravi conseguenze di carattere generale. Ecco, io volevo sapere la posizione dell'associazione nel merito proprio del subappalto e quali potrebbero essere le soluzioni per regolarlo. Grazie. Grazie a lei. Allora, prego, direttore. Il discorso del subappalto è molto semplice. Noi riteniamo che i subappalti devono essere subappaltati e devono essere stabiliti dal primo subappaltatore in sede di offerte di gara. Cioè, non possono essere, una volta che sono stati stabiliti in quell'offerta, averne degli aggiuntivi. Questa è una garanzia che ci consente di poter avere un percorso predeterminato, sapere chi sono e sapere che quelli sono quelli che andranno fino alla fine e non di più. Ecco. Una posizione da questo punto di vista anche abbastanza rigida, perché poi ogni lavoro ha... Cioè, però riteniamo che, alla luce anche degli ultimi fatti, questa è una regola che deve essere assolutamente sancita e rispettata. Grazie direttore. Ringraziamo nuovamente il Presidente, quindi ringraziamo i rappresentanti di Federcasa per il contributo che hanno reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione informale. Grazie Presidente, buon pomeriggio e grazie al direttore. Grazie a tutti. Rappresentanti dell'ANI, l'Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione Collettiva, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Mazzetti, Manes, Santillo, Milani, recante iniziative normative volte ad apportare modifiche al codice dei contratti pubblici concernente lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti. Ricordo ai nostri ospiti che l'audizione è trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati, ove non vi siano obiezioni da parte loro. Ringrazio il dottor Piacenti, che è il presidente dell'ANIL, e Paolo Valente, invece, che è il segretario generale, per la partecipazione ai nostri lavori. E lascio la parola, penso, al Presidente, vero? Grazie Presidente Rodelli, buonasera a tutti, ringrazio anche tutti i membri della Commissione per l'opportunità che ci date in un momento davvero importantissimo per il nostro settore, ma più complessivamente, diciamo, per tutto il settore dei servizi. Ora, noi abbiamo dato una valutazione complessivamente positiva sul nuovo codice degli appalti, che si basa su principi che condividiamo fortemente, insomma, solo per citarne due, quello di risultato e quello della fiducia. È strutturato in maniera innovativa e questo è il giudizio che confermiamo. Ovviamente siamo in fase di discussione per apportare i correttivi e ce ne sono alcuni che brevemente vengo qui ad illustrare e che sono però di un'importanza davvero grande. La prima cosa che vorrei sottolineare è che va fatta una distinzione netta tra i lavori da una parte e i servizi e le forniture dall'altra. Noi su questo ci battiamo da tempo. I servizi di durata pluriennale ad esecuzione continuata,
o periodica sono un tipo di attività economica che davvero non ha nulla a che vedere con i lavori e quindi conseguentemente va disciplinata in maniera diversa. In particolare, riguardo all'articolo 60, quello sulla revisione dei prezzi, ecco, ci tengo a dire che questo non è un punto importante, se no non rappresenterei bene il settore e le aziende che sono onorato di rappresentare. È un punto questo davvero vitale, dirimente per il futuro di un intero comparto economico che dà lavoro a milioni di persone, parlo quello dei servizi, e in particolare quello della ristorazione collettiva, che è un settore in cui si produce, c'è una produzione di circa 1 miliardo di pasti all'anno, 1500 aziende, circa 150.000 dipendenti diretti, di cui circa 85% donne, con tutta una filiera, quella agroalimentare, la cui importanza non devo sottolineare certamente io. Voglio anche ricordare che la nostra attività, l'attività delle nostre imprese, ha un impatto davvero molto forte, oltre che economico, ma anche sociale, sulla salute, sul benessere delle persone, a cominciare dai soggetti fragili. Noi facciamo pasti per i bambini e le bambine delle scuole, per gli anziani, negli ospedali, oltre ovviamente a tutti gli altri utenti. Questo solo per inquadrare un settore che, ripeto, oltre a una valenza economica, anche queste altre valenze che sono ben evidenti, insomma, e contribuisce anche al welfare complessivamente. Il punto della revisione prezzi. Sottolineato che la revisione dei prezzi non è un aumento degli stessi, ma è semplicemente un adeguamento dei prezzi agli incrementi dei costi che si sono verificati nell'anno precedente e che sono stati certificati ovviamente da un ente terzo pubblico, in questo caso parliamo soprattutto dell'Istat. È davvero essenziale per il nostro settore, perché va garantito l'equilibrio economico del contratto che si realizza, diciamo, al momento dell'offerta. Io credo che in nessun altro settore vi sono imprese che debbono sopravvivere per anni in un quadro normativo dato come quello nostro e che vi è noto, senza un adeguamento dei prezzi a maggiori costi certificati, cioè con i prezzi fissi per anni. Quindi davvero questa iniziativa della vostra commissione giunge in un momento importantissimo. Il punto di rimente: l'attuale formulazione del codice all'articolo 60 riconosce, anzi afferma in maniera secca, che è prevista la revisione dei prezzi, ma poi di fatto cancella, vanifica questa previsione quando introduce prima una cosiddetta franchigia o area del 5% all'anno e poi della parte, diciamo, che va oltre il 5%, è previsto un adeguamento all'80%. Voi capite, è un settore nel quale i bilanci parlano chiaro, anche nell'era pre-Covid, che è stata durissima per noi, che ha margini davvero molto risicati, nell'ordine di 1-2%, dover lasciare subito sul campo il 5% significa stravolgere l'equilibrio economico del contratto, che sappiamo essere una cosa fondamentale e che non ha nulla a che vedere con il rischio d'impresa, perché il rischio d'impresa, diciamo, è ben rappresentato da altri elementi, ne cito soltanto uno. Pensiamo all'oscillazione della produzione dei pasti che viene fatta giornalmente di tutti gli enti e che dipende da cause, diciamo, estranee alla volontà delle aziende, rispetto alle quali occorre adeguare l'organizzazione.
Quindi noi qua diciamo una cosa molto secca e molto semplice, che dato si tratta di sostanzialmente di ripristinare quanto era previsto dal decreto legislativo 163 del 2006, e cioè va cancellata questa che io chiamo tra virgolette franchigia del 5% e va ripristinato, diciamo, una revisione annuale dei prezzi sulla base di un'istruttoria che va fatta dal dirigente responsabile e poi sulla base di indici, come ben sappiamo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è in corso da tempo un tavolo sulla revisione degli indici, in cui si sta facendo un lavoro molto, molto positivo e molto costruttivo per far sì che ogni settore abbia una sorta di vestito su misura, per intenderci. Il punto è che se non si cancella questa soglia, tutto quel lavoro sarà vanificato, perché semplicemente per anni e anni non ci sarà nessuna revisione dei prezzi. E neanche vale, a mio giudizio, al nostro giudizio, il concetto che siccome l'inflazione, la chiamo così in maniera sintetica, è sotto al 5, quasi quasi che auspicassimo un'inflazione sopra il 5 per avere la revisione. Assolutamente no, è un ragionamento sbagliato, perché anche in questo caso di scuola, che si è verificato in verità un anno, due anni fa, resta sempre che il 5% dei costi in più restano a carico dell'azienda. A poco vale prendere l'1%, l'1,5% a fronte dell'incremento dei costi del 7%. Salta l'equilibrio economico. Quindi si tratta di ripristinare, diciamo, una misura che è una misura equa, non è nessun regalo al settore, semplicemente gli si garantiscono condizioni di equità, dove poi le imprese chiaramente giocheranno la loro partita competitiva. Quindi questa è una richiesta che, ripeto, è vitale, dirimente per il futuro, dell'intero settore. Voglio solo, e si tratta anche di fare un pezzo di politica industriale, adesso non voglio rubarvi ulteriormente tempo, ma insomma qualità, salari. A proposito, le nostre imprese stanno già applicando, pur avendo un'opinione particolare, ma adesso non è questa la sede per parlarvene, stanno già applicando i contenuti del nuovo contratto, che prevede un incremento di 200 euro, io dico giustamente, di 200 euro ai salari delle nostre dipendenti, e dei nostri dipendenti che sono una grandissima risorsa e da cui dipende la qualità dei servizi. Un punto sull'offerta economicamente più vantaggiosa, qui la dico in maniera molto semplice, occorrono norme, indicazioni tassative affinché sia davvero il criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sia tale e che si punti sulla qualità, e anche qui che ciò non venga in qualche modo aggirato dalla formuletta per attribuire il punteggio, diciamo, sull'offerta economica, anche se magari fosse solo di 20 o di 30 euro. Faccio un'ultima considerazione che in verità abbiamo constatato di recente e riguarda la norma, quella sull'anticipo, diciamo, del prezzo, il famoso 20%. Abbiamo constatato che l'articolo 125 del nuovo codice degli appalti introduce una deroga alla norma previgente, che era quella che prevedeva appunto che sul valore del contratto di appalto veniva calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, che era una boccata di ossigeno finanziario ovviamente per aziende che debbono anticipare quattrini, vengono inserite delle deroghe che stanno discriminando gran parte dei servizi. Ecco, anche qui, su questo punto, noi chiediamo di ripristinare l'articolo come era precedentemente, perché questo si presta ad interpretazioni e già abbiamo segnali che diversi enti pubblici non riconoscono, a differenza di quando avveniva qui un anno fa, questa anticipazione che in un momento di grande difficoltà in un settore che è stato duramente provato prima dal Covid e poi da un'inflazione altissima senza che gli venisse riconosciuta la revisione prezzi,
Quindi i maggiori costi se ne sono fatte carico completamente le aziende in questi 3 anni. Ecco, questa, diciamo, boccata d'ossigeno finanziaria vi chiediamo di ripristinarla. Queste sono le questioni essenziali che ci sentiamo di rappresentarvi e confidiamo ovviamente nella vostra sensibilità, perché stiamo parlando di un pezzo, ripeto, dell'economia, ma anche della realtà sociale del nostro paese davvero, davvero importante. Da finito, eccoci qua. Allora, colleghi, c'è qualcuno che vuole intervenire? Mi sembra di no. Ringraziamo i nostri ospiti, quindi, dell'Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione Collettiva per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Quindi salutiamo il Presidente e il Segretario Generale dell'ANIR. Grazie e buon lavoro, buon pomeriggio. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Mazzetti, Manes, Santillo e Milani, recante iniziative normative volte ad apportare modifiche al codice dei contratti pubblici concedenti lo svolgimento della procedura e dell'affidamento e revisione dei prezzi e esecuzione degli appalti. Ricordo al nostro ospite che l'audizione è trasmessa attraverso la web TV della Camera non visione obiezione. Ringrazio il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busi per la partecipazione ai nostri lavori. Presidente, lascio subito la parola, prego. Grazie molto Presidente, grazie a lei e a tutta la Commissione per aver udito ANAC, ma soprattutto per questa iniziativa che è davvero, mi permetto di sottolinearla, importante, perché di fronte a un correttivo che sta per arrivare e che il Governo ha naturalmente annunciato, la Commissione proattivamente in fase ascendente fa sapere al governo quali sono, cosa si attende da questo correttivo, e quindi è davvero non usuale ma assolutamente opportuno per un provvedimento che ha l'importanza di questo correttivo, che è destinato a rimanere, a segnare una parte importante dell'attività e importante per lo sviluppo del Paese. Quindi grazie per questa iniziativa e naturalmente io mi soffermerò solo su alcuni punti. Faremo avere un testo più ampio, abbiamo preparato anche una tabella molto dettagliata con una serie di diciamo elementi che vanno al di là di quelli puntualmente tracciati nelle singole mozioni e risoluzioni. Naturalmente più di altre volte c'è la massima disponibilità dell'autorità per collaborare formalmente e informalmente con la Commissione, il Presidente e tutti i componenti per quello che dovesse essere necessario. Noi abbiamo fatto una serie di osservazioni sia di carattere puramente formale, perché il testo ha bisogno di una serie di coordinamenti, e naturalmente inviamo e abbiamo inviato anche al Governo, che sta lavorando parallelamente, perché lo voglio dire, davvero c'è un interesse comune a garantire che ci sia una revisione e un correttivo del codice funzionale. E l'ultima cosa che noto prima di partire, poi sarò brevissimo, alcune delle risoluzioni che oggi vengono presentate, pur provenendo da gruppi diversi, hanno alcuni elementi di convergenza molto importanti sulla pubblicità, ad esempio sul subappalto a cascata, una serie di istituti sui quali questa convergenza può davvero indicare al governo dove indirizzare la propria azione. Due punti generali per i quali riteniamo sia importante, che sono le due elementi chiave del nuovo codice: digitalizzazione, qualificazione delle stazioni appaltanti e anche degli operatori economici attraverso i rating reputazionali, sono due fra le maggiori novità che il codice ha introdotto, che vanno mantenute semmai rafforzate, non facciamo passi indietro su queste, e che garantiscono e risolvono in concreto molti degli altri problemi che eventualmente sorgono. Dirò quasi come titoli, perché il tempo è poco, mi soffermerò su alcuni punti
delle che riguardano diciamo che sono trattati e sono tantissimi quelli delle risoluzioni e su altri rinvierò oltre alle eventuali domande a quello che sarà il documento che presenteremo. Il primo punto che nella risoluzione Milani riguarda l'articolo 11, l'equivalenza di tutele, e riteniamo che, se ho inteso bene, limita la possibilità di usare altri contratti collettivi da parte dell'operatore al fatto che si riferiscano a questi. È sicuramente condivisibile questo elemento. Forse dal punto di vista normativo, e poi mi legherò all'altro, c'è un altro punto di una risoluzione che si lega all'articolo 57. Forse l'intervento normativo può essere fatto con riferimento all'articolo 57, dove effettivamente un riordino normativo è importante, però sicuramente la coerenza del contratto da applicare al settore è elemento rilevante, perché l'articolo 11, essendo parte di principio, va preservato in toto e questo sicuramente lo rafforza. Punto 2, dove mi pare ci sia piena convergenza di molte delle risoluzioni presentate, quello della trasparenza anche negli affidamenti in house. Rispetto al vecchio codice, si è fatto un passo indietro, possiamo dirlo, dal punto di vista della tutela del mercato, perché è venuto meno il vaglio preventivo di ANAC sulla effettiva esistenza dei requisiti dell'in house. Questo non era un vaglio che bloccava le stazioni appaltanti, ma le aiutava rispetto a contenziosi che potevano esserci. Se anche non si farà, sarebbe l'optimum tornare indietro rispetto a questo, sarebbe quanto mai essenziale, da un lato, riprendere ed estendere quelle che sono le tutele previste per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, e che oggi sono esclusivamente relative a questo, la motivazione rafforzata del decreto legislativo 201 del 2022, estenderle a tutti gli altri elementi. È sicuramente condivisibile l'essenzialità e l'idea che ci voglia maggiore trasparenza sull'in-house. Noi in parte lo abbiamo fatto disponendo alcuni elementi sulla richiesta e sulla trasparenza attraverso la banca dati. Però, ecco, su questo mi permetto un chiarimento: è importante che questo sia legato alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, e adesso vado su tornerò anche su questo con riferimento agli affidamenti sotto soglia. Appalto integrato, nella risoluzione Santillo si propone di tornare alla circoscrivere questo strumento dove c'è la prevalenza dell'elemento tecnologico innovativo. Riteniamo condivisibile in linea generale questo elemento. L'appalto integrato non va demonizzato in quanto tale. In alcuni casi serve, è importante ed è utile farlo. Probabilmente questo è il senso, al di là della puntuale indicazione, va circoscritto laddove davvero serve e va indicato e utilizzato solo in questo caso, e probabilmente anche eliminata per compensare questo, il limitarlo, o anzi il dire che non si possa usare dove c'è semplicemente la manutenzione. In questo caso, in molti casi, la manutenzione potrebbe giustificare, non creerebbe problemi per l'appalto integrato, mentre invece va circoscritto, analogamente a quanto prevede la risoluzione, a ipotesi particolare. Io non posso soffermarmi su tutto. L'altro elemento estremamente importante è quello degli affidamenti diretti e della negoziata senza bando. In questo caso ci sono nelle risoluzioni una serie di elementi importanti, sia con riferimento alle soglie. La risoluzione Milani individua una soglia intermedia fra 1 e 5 milioni. Noi avevamo detto anche sarebbe utile per gli affidamenti sotto soglia, soprattutto servizi e forniture sotto i 140.000 euro, perché lì siamo alla soglia europea, individuare delle soglie intermedie per garantire che ci sia maggiore trasparenza e maggiore verificabilità e maggiore apertura alle imprese è sicuramente opportuno. Anche la risoluzione Mazzetti, Manes e Santillo parlano di pubblicazione, giustamente mettono in luce l'esigenza che ci sia trasparenza su questi elementi. Su questo mi permetto di dire, giustissima la trasparenza, si può fare prevedendo che prima dell'affidamento in house si comunichi con un certo termine alla banca dati nazionale dei contratti pubblici e qui ci sia la pubblicità.
siccome ho letto alcune interpretazioni che facevano presagire il tornare alla pubblicità sui quotidiani, mi permetto di dire che questa non è molto utile al sistema, perché adesso noi applichiamo la pubblicità, è molto più facile trovare in un luogo unico, online, gratuito, tutto. Se governo e Parlamento, perché sappiamo che c'è, i giornali hanno perso una fonte di finanziamento in diretta su questo, intendono lavorare su finanziamento alla stampa, sappiamo qual è la situazione in cui si trovano, benvenuta, ma è altra cosa, non è funzionale a questo, è certamente utile, utile se lo si facesse per i giornalisti, per tutto, forse questa non è la sede. E invece giustissimo il senso di tutte le risoluzioni che ci sono per garantire maggiore trasparenza, lo possiamo fare attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici e anche l'indicazione che veniva dalla risoluzione Santillo di che è stata poi ripresa e inserita solamente in una circolare del MIT, di prevedere che si possa ricorrere alla procedura ordinaria, che non sia obbligata la deroga laddove non ci siano elementi di urgenza. Questo, ripeto, è già in una circolare del MIT, avere un fondamento normativo aiuta a evitare contenziosi. Vado più rapidamente. L'altro punto sicuramente importante e si lega al primo a cui facevo riferimento, all'articolo 57 sulle clausole sociali, è legato appunto sia in parte a quello che era la risoluzione Milani, ma si trova anche nella risoluzione Santillo, il fatto che ci sia e si dica di ripristinare i compiti di monitoraggio dell'ANAC in materia ambientale e di clausole sociali, questo naturalmente noi siamo favorevoli. Aggiungiamo che ci sono, e lo indicheremo, una serie di elementi di necessità di chiarimento nella disposizione normativa che dall'esperienza che abbiamo visto noi danno luogo e hanno dato luogo a elementi di possibile rischio interpretazione difformi, e anche utilizzare a questo fine i criteri reputazionali, l'articolo 109, perché questo dà elementi sicuramente utili. Scusate, io faccio davvero una carrellata perché i temi sono tanti. Revisione dei prezzi, sarebbero davvero tanti i temi, ma non sulla revisione dei prezzi ci sono un po' tutte le risoluzioni, si soffermano su queste. Uno degli elementi che viene messo in luce con riferimento alle soglie, nelle risoluzioni dell'adeguamento bisogna contemperare due esigenze. Uno, quello naturalmente di non travolgere, l'abbiamo visto con la pandemia, in casi eccezionali le imprese non farle lavorare fuori mercato per garantire l'equilibrio contrattuale. Dall'altro però salvaguardare una certa certezza delle stazioni appaltanti e anche della concorrenza che una volta affidato a un prezzo hanno un piano finanziario e devono affidarlo. Quindi una parte del rischio deve rimanere alle imprese, non bisogna eccedere nell'una nell'altra. Giusto considerare, come è stato indicato, anche i contratti collettivi come uno degli elementi in caso di rinnovo che possono incidere nella revisione dei prezzi. C'è un'indicazione invece nella risoluzione Milani sulle opere di urbanizzazione a scomputo che vuole escluderle dalla qualificazione. Qui mi permetto di dire occorre avere naturalmente prudenza, perché le opere di urbanizzazione a scomputo sono appalti pubblici in tutti i sensi, sono soldi pubblici per fare un'attività pubblica che vanno verificati come pubblici, quindi dire che li fanno imprese non qualificate può porre o meno qualificate, insomma potrebbe, è un elemento naturalmente di riflessione, del quale capisco il senso e naturalmente ci occorre una riflessione. Punto 8. Clausole di esclusione non automatica e più risoluzioni dicono attenzione, diamo ordine, rendiamo automatiche giustamente quando riguardano sicurezza e salute sul lavoro o gli obblighi in materia ambientale. Certamente queste sono più risoluzioni automatiche, ma non solo per una questione valoriale, anche perché le stazioni appaltanti in molti casi non hanno gli strumenti per valutarle, per esercitare una discrezionalità. Quindi giustissimo considerarle come nell'ambito delle automatiche. Anche qui noi ci siamo, per me vi faremo avere una serie di elementi sempre di riflessione sull'esigenza di una puntualizzazione normativa a più ampio raggio. Vado alla prossima. Ci sono disposizioni sull'esclusione automatica
delle offerte anomale, dove la risoluzione Milani chiede di impedire fenomeni collusivi, certamente vero e importante. Noi al riguardo crediamo servano anche una serie di altre puntualizzazioni per inserire anche le forniture che non sono inserite, non si capisce perché invece andrebbero inserite. Utile motivare, chiedere una motivazione che escluda il rilievo trasfrontaliero, e anche qui ci sono, e la disposizione ha dato luogo, li abbiamo visti, una serie di dubbi applicativi che è utile guardare. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, soprattutto per quello che attiene ai servizi di ingegneria e architettura, sia l'onorevole Mazzetti che l'onorevole Manes evidenziano una serie di elementi, come usare l'ultimo decennio e non l'ultimo triennio, che sono certamente utili per aprire il mercato. Noi e le precedenti pronunce di ANAC vanno in questo senso, e quindi recuperare questo lavoro è certamente utile. Come pure è utile valorizzare la direzione dei lavori. A questo riguardo probabilmente c'è anche più spazio per valorizzare il ruolo dei RUP più in generale e misurare la capacità dei RUP. Noi stiamo cominciando a fare un esercizio in questo senso per misurare la professionalità dei RUP sulla base dell'esperienza e sulla base della capacità che hanno avuto di chiudere le gare in tempo utile, e a questo si potrebbe legare da un lato un premio aggiuntivo a loro e dall'altro creare una sorta di mercato fra le stazioni appaltanti, perché i RUP più bravi siano richiesti e contesi dalle stazioni appaltanti e applicati alle opere più difficili e crescano professionalmente. Ci sono alcune altre disposizioni sul, ecco, onorevole Mazzetti chiede tempi più rapidi per il collaudo e la verifica di conformità. Su questo ne capiamo la ratio, tuttavia bisogna stare attenti, perché il collaudo, cioè e la verifica della conformità, è elemento estremamente delicato. In molti casi le stazioni appaltanti non hanno i mezzi per farlo, per cui accelerare i tempi può creare qualche rischio. Sarebbe meglio nello stesso tempo lavorare sui tempi dei pagamenti, che sono un problema vero per l'Italia, cioè tempi di pagamenti alle imprese, non comprimere la verifica che il lavoro sia fatto bene, lì meglio metterci più tempo, ma invece accelerare sui pagamenti e aiutare le piccole e medie imprese ad accedere al mercato. Comune sostanzialmente a tutti è il tema del subappalto a cascata, e questo davvero esiste, è qualcosa che occorre affrontare. Sappiamo benissimo che esistono dei vincoli normativi a livello europeo. Probabilmente bisogna, come Italia, agire anche a livello europeo per intervenire sulle direttive. Adesso si apre il ciclo di revisione sulle direttive, è il momento di farlo come paese, sistema paese, per dire che alcuni eccessi, sia su questo sia forse sull'avvalimento, sono eccessivi. Ma sul subappalto a cascata ci sono, e sono coerenti tutte le, sostanzialmente le risoluzioni presentate, nel evidenziare le criticità che questo pone. Però si può lavorare sia sulla motivazione del subappalto a cascata, sia sul rafforzare i controlli che comunque devono essere effettuati quando si va oltre il secondo livello. Per cui anche, nel rispetto dei vincoli che ci ha posto la giurisprudenza eurounitaria, si può lavorare prevedendo, per esempio, che dopo il secondo livello non si possa agire se non c'è l'autorizzazione della stazione appaltante, che la stazione appaltante non possa agire se tutte le verifiche non sono state fatte. Questo probabilmente limita un qualcosa, è un fenomeno che abbiamo capito tutti non funziona bene, non è a vantaggio solo di chi sta in testa alla catena degli appalti, ma poi viene pagato da lavoratori, piccoli imprenditori e dalla stessa stazione appaltante. Quindi quanto più se ne fa un uso solo dove è giustificato, tanto meglio è. Vado e mi avvio a chiudere. C'è una indicazione, un richiamo sul collegio consultivo tecnico, dove è importante guardare a questo istituto, naturalmente per calmierare. Qui il governo, la cabina di regia stanno già lavorando su questo, ed è assolutamente importante, perché in alcuni casi le retribuzioni sono ingiustificate, in alcuni casi bisogna chiedersi se sia davvero necessario l'istituto in tutti gli appalti, per esempio le forniture
forniture standardizzate, dove il ruolo del collegio consultivo tecnico è oggettivamente ridotto. Noi vogliamo fare, stiamo facendo anche un'analisi sui costi indiretti, al di là di quanto costa il collegio, quante volte dà ragione alla costa alla collettività perché come dire, riconosce una serie di varianti che costano di più e aumentano i costi. È un po', ecco, evitiamo che di riavere gli aspetti negativi dell'arbitrato di un tempo che si stanno in parte verificando, e quindi l'idea di verificarlo, di controllarlo è assolutamente ottima. Mi permetto solo di citare tre elementi che non sono stati indicati nelle risoluzioni ma sono importanti. Uno riguarda il conflitto di interessi, è rimasta una formulazione che rovescia l'onere della prova in capo a chi deve, all'impresa, al soggetto che si lamenta il conflitto di interessi. Questo è sbagliato dal punto di vista contestuale, perché concettuale, perché nel momento in cui l'amministrazione ha un conflitto di interessi, l'eliminarlo non è interesse dell'impresa pretermessa, è interesse della collettività. L'amministrazione deve agire nell'interesse generale, quindi questo rovesciamento, che contrasta con la giurisprudenza euro-unitaria, andrebbe cambiato. Secondo elemento, abbiamo l'esigenza, si lega alla digitalizzazione, di potenziare il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Questo è molto importante perché rischia di bloccare le gare, quelle del PNRR e quelle non del PNRR. Alcune amministrazioni non stanno condividendo i dati con ANAC per ragioni di regolamenti interni. Noi formuleremo delle proposte per superare queste resistenze che non hanno senso, rallentano il processo di semplificazione, rallentano le gare e in alcuni casi rischiano di bloccare il PNRR. In ogni caso c'è bisogno di un meccanismo che sciolga questo elemento. Solo un cenno ultimissimo all'equo compenso: noi ce ne siamo occupati in più elementi, è un qualcosa che Parlamento e Governo devono valutare e risolvere, perché ha indubbi elementi politici. Noi ci siamo semplicemente limitati a indicare quali sono gli oneri legati al riconoscimento automatico dell'equo compenso e l'esigenza di trovare un giusto equilibrio fra la doverosa valorizzazione della progettazione, il fatto di evitare di sottopagare chi si occupa di progettazione, questo sarebbe un errore ai professionisti, quindi il compenso deve essere equo, ma l'equità del compenso non deve risolversi in tariffe fisse. Questo è l'elemento. Quindi l'equità del compenso è essenziale per valorizzare una funzione. È essenziale che non ci siano gare che riducono oltre una certa soglia. Bisogna garantire, per essere conformi all'Unione Europea, una qualche forma di competizione, perché altrimenti vincono solo i grandi e i piccoli non entrano nel mercato, i giovani non entrano nel mercato. Grazie, grazie molto e scusate per la lunga. Grazie a lei, Presidente. Santillo, prego. Grazie, solo per ringraziare il Presidente Busia per la dettagliatissima relazione e contributo che aspettiamo nella versione aggiornata, come ci ha anticipato, sarà molto utile. Approfitto solo per chiedere, perché da alcuni soggetti auditi è nata questa questione della soglia per la revisione dei prezzi e ha fatto riferimento alla possibilità di metterla in relazione alla revisione, all'aggiornamento dei contratti collettivi, ma le chiedo se questo 5% è una soglia congrua oppure è giusto prevedere un suo incremento, una sua riduzione. Grazie. Altri interventi? Milani, prego. Dunque mi aggancio chiaramente all'intervento Santillo, anche perché appunto al primo punto della mia risoluzione c'è proprio la revisione dei prezzi, che è un tema molto sentito, tra l'altro abbiamo sentito proprio qualche minuto fa dall'Associazione delle Imprese di Ristorazione, che sono servizi, diciamo, dove il valore aggiunto è minimo e il cambio magari appunto di alcune componenti di costo, che possono essere o le materie prime o appunto l'aggiornamento magari dei contratti collettivi di lavoro, può appunto prevedere su contratti di lungo periodo ovviamente degli sbalzi importanti appunto di profitto. Un'ultima cosa, una specifica rispetto al discorso delle opere di urbanizzazione a scomputo. E qui nella mia proposta sostanzialmente si cerca di chiarire che
non sono delle stazioni appaltanti qualificate, chiaramente coloro che fanno questo tipo di contratti, quindi non è che si vuole togliere la qualificazione dei soggetti, degli operatori, ma si vuole, diciamo, ridurre la responsabilità, perché altrimenti se no andremmo a stravolgere quello che è l'istituto dell'opera scomputo, perché altrimenti si dovrebbero rivolgere necessariamente a stazioni appaltanti qualificate, e sappiamo che questo è difficile anche per le stazioni appaltanti pubbliche, la qualificazione, quindi imporla, diciamo, a soggetti privati è più complesso. Se non ci sono altri, Simiani. No, io ringrazio l'onorevole, sì, scusi, presidente Busia. Ormai Busia, presidente, può ormai tante volte qua, sta sempre qua con noi. Sempre con noi, ormai è un collega. Più spesso di alcuni colleghi, giusto Santino? No, esattamente. Farebbe tranquillamente la sua sporca figura, diciamola così. No, grazie Presidente, e i suoi spunti sono sempre interessanti e li ascoltiamo con grande piacere. Due temi importanti, il subappalto a cascata e la qualificazione delle imprese. Allora, io torno su questi due aspetti perché anche con le altre, però voglio sapere dal punto di vista tecnico il suo pensiero, perché noi sappiamo che l'Europa oggi non dà la possibilità di poter scegliere, comunque decidere su percentuali che di fatto possono limitare, no, lo strumento del subappalto. Dalle audizioni che abbiamo ascoltato sono emerse alcune proposte nell'ambito dell'organizzazione d'appalto, cioè di un rapporto diretto fra la committenza, il general contractor, quello che è, con un rapporto diretto con l'impresa che di fatto attraverso una whitelist di fatto diventa un'azienda qualificata nell'ambito della partecipazione nell'appalto stesso. Addirittura qualcuno dice che le aziende che vengono scelte per la possibile partecipazione all'appalto devono essere descritte prima dell'inizio dell'appalto stesso, della proposta d'appalto. Cioè io ho queste aziende, decido che queste faranno parte dell'appalto o dei possibili lavori che di fatto serviranno per poter terminare nei tempi l'appalto. Lei pensa che questo può essere la soluzione? Ce ne possono essere anche altre? Perché noi siamo arrivati comunque ora al termine di questo anno. Abbiamo visto le difficoltà che ci sono state anche in alcune zone, insomma, dove ci sono stati incidenti importanti, no? Firenze di Alessia Lunga, sappiamo benissimo che l'azienda che aveva messo i piloni non è la stessa che aveva gettato la base del tetto, così come quella che non aveva fatto altre opere inerenti allo stesso cantiere, e questo ha portato neanche si conoscevano, e di fatto ha portato anche a una disorganizzazione stessa, a un pericolo, come poi è successo per i vari imprenditori, per i vari lavoratori. L'altro aspetto invece è la qualificazione dell'azienda. Noi riteniamo che questo sia un punto principale che dovrebbe solamente qualificare non solo la professione dell'azienda, ma anche un elemento aggiuntivo da inserire subito nei provvedimenti futuri, perché non ci sono in questo momento nessun soggetto che oggi dà l'abilitazione a un'azienda, o comunque qualifica un'azienda dal punto di vista lavorativo, soprattutto insomma, nel settore dell'edilizia, questo ormai lo sappiamo benissimo. Ecco, pensa che questo possa essere un valore? Cioè, lo dobbiamo fare assolutamente, è una priorità assoluta, visto che oggi chiunque può aprire un'impresa e può fare l'attività di imprenditore edile. Grazie. Ci sono altri interventi, vediamo anche chi è collegato. Prego Presidente, a lei la parola. Grazie Presidente. Allora, comincio in ordine. L'onorevole Santillo in parte si lega alla prima dell'onorevole Milani. Soglia di revisione dei prezzi è, come dicevo, da un lato il contratto collettivo nazionale è sicuramente una di quelle variabili esogene e oggettive, e siccome non c'è la compressione lì
sicuramente un riferimento a questo aiuta gli operatori, aiuta tutti. Per il resto occorre individuare un equilibrio, cioè è giustissimo il principio dell'equilibrio contrattuale. I contratti funzionano soprattutto se sono di lunga durata, se l'equilibrio contrattuale si mantiene, altrimenti salta l'impresa o fa male, quindi bisogna garantirlo, è indubbio. E quindi il primo lavoro da fare, al di là dell'indicazione delle soglie, 5% è perché un minimo di alea va lasciato, cioè l'automatismo totale significa instabilità continua del contratto, della programmazione della stazione appaltante, della programmazione dello stesso imprenditore che assume un minimo di rischio e calcola la sua offerta anche calcolando qualcosa. Poi ci siamo trovati negli ultimi anni a eventi totalmente imprevedibili, dalla pandemia alla guerra in Europa, che hanno cambiato il quadro, bisogna tenerne conto, il codice recepisce questo pericolo, ma auspichiamo che, come dire, tolti questi elementi straordinari, che spieghiamo non ci siano sempre meno e comunque possono richiedere interventi di carattere generale, bisogna trovare un giusto equilibrio. Quello che manca nelle disposizioni, noi ci permetteremo di segnalare, è che non si chiarisce appunto l'ambito di applicazione, riguarda solo i contratti pluriennali e quelli ad esecuzione periodica, oppure può scattare ma non nel primo anno, cioè occorre trovare un equilibrio fra l'esigenza di adeguamento e mantenimento dell'equilibrio ma anche l'esigenza di stabilità contrattuale per stazione appaltante e imprese, quindi occorre trovare un giusto equilibrio. L'elemento contratto collettivo aiuta perché ha delle scadenze, a un certo punto viene indicato, è un costo fisso non comprimibile, questo si può inserire, sicuramente un elemento. Su altri forse occorre un minimo di prudenza in più. Grazie del chiarimento sulle opere di urbanizzazione a scomputo, è importante quindi che si riferisse alle stazioni appaltanti. L'unica cosa che mi viene da notare è, poiché comunque essendo un contratto pubblico anche il soggetto privato non qualificato deve fare sostanzialmente un affidamento che applica il codice, avere una certa competenza serve, e allora si può trovare, senza eliminare l'istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo, una sorta di ausilio che una stazione qualificata sul territorio può dare per assistere chi lo fa. Questo può essere utile a garantire la procedura e evitare il contenzioso, perché il contenzioso si crea. Quindi giusto trovare via semplificata, è giusto trovare procedure ad hoc, necessariamente senza rinunciare alla capacità di svolgere quello che deve svolgere, ecco, quindi giusto, noi ci siamo occupati, adesso lo dico, anche delle parrocchie che in alcuni casi si trovano, ed è chiaro che non erano in grado di fare alcune cose. Occorre ragionevolezza nel mettere in rete le competenze di chi ce l'ha, cioè non lo fai tu, nella misura in cui riesci do una qualche assistenza. Se l'opera è così grande, perché poi ci sono opere di urbanizzazione a scomputo e altre, se l'opera ha una certa dimensione, magari fissando soglie, posso individuare una soglia ragionevole. L'onorevole Simiani chiede due temi molto importanti. Uno, quello del subappalto a cascata, dove indubbiamente bisogna usare tutte le leve che si hanno a disposizione. E oltre quelle che richiamavo, cioè è essenziale per la sicurezza sul lavoro, per eseguire i contratti in modo che siano a vantaggio vero della stazione appaltante, in modo che le piccole e medie imprese non siano sacrificate e che i lavoratori non siano sacrificati. Oltre quello che indicavo sulla verifica effettiva e non rimandata di chi sono i subappaltatori e l'attesa dell'autorizzazione, anche l'accentuazione della responsabilità solidale e quindi l'esigenza che dall'alto della filiera si assuma la responsabilità piena di chi sta sotto e di tutto quello che fa, sono tutte leve che vanno utilizzate, perché il subappalto, oltre il secondo livello, rarissimamente ha dei benefici effettivi e invece il più delle volte pone a monte, questo si lega alla qualificazione della stazione appaltante, il fatto che la stazione appaltante, non dico abbia sbagliato, ma avrebbe fatto meglio se avesse diviso in lotti, cioè se quell'appalto fosse stato affidato al subappaltatore reale direttamente, non per il tramite di un intermediario, tutto il sistema avrebbe funzionato meglio.
quell'appaltatore avrebbe avuto un ruolo diverso, quindi l'impresa sarebbe stata premiata e ci sarebbe stato maggior controllo. Quindi quando si va troppo a cascata, salvo casi eccezionali, vuol dire che si è sbagliato nella dimensione del contratto a monte e che sarebbe stato più conveniente per la stazione appaltante avere una gara più piccola, un lotto più piccolo, una aggiudicazione più piccola, perché sarebbe stata più funzionale ad effettuare quello. Quindi occorre davvero, per evitare rischi di tutti i tipi, di convenienza, di sicurezza sul lavoro, di vita delle persone, i casi che venivano richiamati, parametrare, portare il contratto davvero al livello che, in cui deve essere fatto. L'altro punto, scusate, io vado rapidissimamente, sono temi importantissimi, ma qualificazione delle imprese è una delle, diciamo, degli elementi su cui si è lavorato meno, ma abbiamo nel codice gli strumenti per farlo di più. A parer mio lo strumento principale è il fascicolo virtuale dell'operatore economico, cioè noi stiamo raccogliendo via via tutte le informazioni delle imprese, le imprese che lavorano negli appalti pubblici, ma si può estendere anche agli altri, quando ci sono finanziamenti pubblici, quando sono imprese che fanno opere di urbanizzazione a scomputo. Raccogliere i dati sulle imprese ha un beneficio dal punto di vista economico, perché fa sì che le imprese non ci siano imprese che aprono e chiudono da un giorno all'altro, ma siano imprese che hanno interesse a permanere, perché questo le premia nella durata. E quindi questo è un elemento da incoraggiare in generale. Dall'altro garantiamo di raccogliere informazioni sulla capacità vera delle imprese di lavorare. Questo lo stiamo facendo gratuitamente, quindi non ha i costi come la qualificazione delle SOA per i lavori, che ha un costo, ma in ogni noi, e comunque esiste, rimane, ma noi stiamo facendo e raccogliendo via via più informazioni che aiutano le SOA nella loro attività col fascicolo virtuale, che aiutano i servizi di forniture e premiano l'interesse generale e far sì che tutte queste informazioni vengano raccolte, vengano utilizzate e pian piano da queste verrà fuori la qualificazione dell'impresa. Cioè vedrò nel curriculum che del comportamento dell'impresa nei confronti della pubblica amministrazione come si comportano, creando un interesse a evitare la conflittualità e invece lavorare di più nella cooperazione con l'amministrazione pubblica. Quindi c'è una finalità importante proprio per cambiare il mercato basata sulla qualificazione delle imprese, e questo si lega anche all'articolo 109 che prima richiamavo sulla reputazione delle imprese, chiamato così, cioè sui caratteri premiali: investe più sulla sicurezza sul lavoro, e io l'avrei legato anche alla patente a punti, anzi potrebbe essere una cosa, adesso la patente a punti si sta creando, mettiamola anche nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, perché non ci siano solo, come dire, gli errori fatti o il requisito minimo, ma anche un premio per chi ha investito di più in qualcosa. E la leva per garantire la qualificazione, e qui c'è un interesse sia del pubblico che nel privato di averla. Farlo sul lungo periodo aiuta. Grazie molte per l'attenzione. Grazie a lei, Presidente, anche per, diciamo, tutte le risposte. Grazie al Presidente Busia, e dichiariamo chiusi i lavori.